Buonasera, benvenute e benvenuti a Carminella, sia qui, a chi è qui con noi in presenza, questa sera veramente c'è un pubblico che ci emoziona molto, e sia a chi ci segue da remoto tramite la diretta Facebook. Allora, due parole sull'associazione, soprattutto per chi non conosce la nostra storia. Carminella è un'associazione che a marzo compirà 12 anni. In questi anni sono state fatte moltissime cose, sempre grazie al contributo di volontari che hanno impiegato e molti continuano ad impiegare qui tempo, risorse e competenze. Carminella è un'associazione di promozione sociale, un APS, che nasce quindi nel marzo del 2013 e nasce dall'impegno nel superamento di un'istituzione totale di concetto penale italiano come l'ospedale psichiatrico giudiziario, l'OPG. Negli OPG anche le bambine violentate, come Carmina, di 9 anni, venivano recluse per essere allontanate da una società che doveva mantenere le sue apparenze e le sue sostanze di perbenismo. Da un'idea di riconoscimento postumo si è pensato di dedicare l'associazione proprio a questa bambina, per accoglierla finalmente nella sua infanzia, evocandola quindi sin dal nome, vezzeggiato appunto in Carminella. In un breve riepilogo delle tantissime attività realizzate in questi anni ci teniamo a citare intanto la scuola. Dal 2014 Clara Santini ha dato vita e coordinato una scuola gratuita di lingua italiana, oggi coordinata da Marina Riefolo. È una scuola per donne straniere che provengono da vari paesi del mondo: Afghanistan, Bangladesh, Bielorussia, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Egitto, Giappone, Iran, Moldavia, Nigeria, Russia, Siria e Ucraina. La scuola è completamente gratuita, dal livello di pre-alfabetizzazione al livello A2 incluso, e la scuola viene gestita da insegnanti volontari accreditati. La gratuità della scuola e di tutte le iniziative proposte da Carminella APS non è stata pensata come un atto caritatevole, ma si è voluto semplicemente realizzare il valore di solidarietà umana e sociale sulla quale poggia l'intera associazione, nello statuto e nella pratica. Crescendo Carminella, che ora è una ragazzetta, si è data da fare, così oggi può contare anche su un angolo di ascolto che è nato dapprima come una helpline telefonica e poi, grazie a generose donazioni, si è gradualmente trasformato appunto in un angolo di ascolto che sta raccogliendo risultati di importantissimo rilievo. E sempre grazie ad una donazione della Fondazione Basso, consistente in testi d'epoca sul colonialismo italiano, è nata la Biblioteca Antirazzista, dedicata ad Elena Sengal, una cittadina italiana di origine etiope, docente di eccellenza e vittima delle leggi razziali del 38. Tutto quanto elencato si realizza per l'impegno di tutte e tutti i soci di Carminella, quindi non possono nominare Rosi Pianese per la produzione grafica, i complici del Più Bello dei Mari per le altre forme di comunicazione e Dulcis in Fundo agli aperitivi di Simona Felli. Questa sera Simona ha coinvolto nell'aperitivo anche Mufida, per cui dopo l'incontro potremmo essere deliziati dalle prelibatezze che hanno preparato insieme. Ci teniamo molto a garantire accesso gratuito a tutti i servizi che possiamo offrire, al garantire accesso gratuito ad alcune occasioni di conoscenza e confronto, come anche quella di oggi. Gli stessi relatori e relatrici di oggi interverranno regalando il loro tempo e la loro formazione, mettendola al servizio di tutti noi. E siamo molto molto riconoscenti all'autrice Fernanda Gigliotti e all'editore Marco Marchese, che davvero molto generosamente hanno donato a Carminella diverse copie del libro che presenteremo questa sera, L'ultima estate canara, unitamente al ricavato che sarà utilizzato per sostenere i progetti di promozione sociale dell'associazione. Se qualcuno dei presenti quindi fosse poi nella possibilità di sostenere le attività dell'associazione chiedendo il libro oppure attraverso un contributo indipendente, alla fine di questo incontro troverà un punto di distribuzione per il libro e un'uscita a bussolotti per eventuali donazioni. Grazie in anticipo di cuore a chi sosterrà i nostri progetti e le nostre attività, e viva Carminella! Il tema di questa serata sarà introdotto da Maria Rosaria Bianchi. Maria Rosaria Bianchi è medico-psichiatra, psicoterapeuta. Ha creato e dirige il centro di psichiatria come psicoterapia e sperimentazione Il Più Bello dei Mari. Dopo il suo impegno per il Servizio Sanitario Nazionale nei centri territoriali per la salute mentale, è stata per 10 anni dirigente medico-psichiatra di ospedale psichiatrico giudiziario per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
Per il suo personale vissuto è autrice di articoli, saggi e libri, è socia dell'Associazione Luca Coscioni e socio fondatrice e presidente di Carminella APS. Farà stasera quindi la presentatrice e moderatrice dell'evento. Maria Rosaria. Pensieri malvagi, non ho più il coraggio di inoltrarmi nel bosco, perché dietro ogni albero si nascondono spiriti maligni e quando mi vedono così sola e abbandonata mi accerchiano, beffardi, da tutte le parti. Vorrei partire dal caso di Ellen West. Secondo un'interpretazione per me magistrale di un noto storico della psichiatria che è Albrecht Hirschmüller. Ellen era una giovane donna affetta da patologia mentale e non da una malattia del corpo in stato terminale. Ludwig Binswanger, padre dell'analisi esistenziale, la dimise dalla sua clinica a Clusingen ben sapendo cosa sarebbe potuto accadere, anzi favorì quello che poi accadde. La storia venne fatta passare per un successo terapeutico. Si tratta invece di un drammatico fallimento terapeutico che Albrecht Hirschmüller ricostruisce nel 2002 e la rivista di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla lo ha pubblicato questo resoconto in Italia nel 2005 con il commento di Annelore Homer. Però qui vorrei parlare come psichiatra, quindi in prima persona, e dire che per me tutto nasce molto tempo fa, quando a un convegno a cui assistevo distratta un professorone straparlava e a un certo punto invece io fui richiamata alla realtà da una persona che mi sedeva accanto. Era una donna che si oppose vivacemente al dire del cattedratico con molta decisione e senza nulla avere a temere. La donna disse: scusi, questo lei non lo può dire perché non esiste il desiderio di morire. Il desiderio è cosa di vivi con vitalità e fantasia. Così disse quella donna che scoprì essere una collega che cambiò la mia vita. Vorrei dire che io come persona e come psichiatra in particolare mi oppongo senza ma e senza se al suicidio, ma è più corretto parlare in questo caso di suicidi patologici legati a quadri evidenti di malattie gravi psichiatriche quali la depressione grave e la schizofrenia, in special modo se si pensa che ad oggi il suicidio è la seconda causa di morte adolescenziale. C'è nelle sale un film che parla di uno di questi casi ed è una tematica che affronteremo in seguito nell'evento dedicato all'adolescenza. Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, la regista, dedicato ad Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo omofobo, che si tolse la vita nel novembre del 2012. Poi, nel mio personale vissuto, non è trascurabile quello che considero un fatto eccezionale che ho avuto il privilegio di vivere e provocare insieme con i colleghi con cui lavoravo. Quando ho lavorato all'OPG di Aversa, in quel periodo cessarono i suicidi. L'OPG era un posto dimenticato da Dio e dagli uomini e anche dagli dèi altri. E però quando noi ci impegnammo i suicidi cessarono e questi luoghi non comparivano più agli onori delle cronache proprio per questo motivo, cosa che poi quando si iniziò ad affrontare con il nuovo millennio il passaggio degli ospedali psichiatrici giudiziari dal sistema sanitario penitenziario al sistema sanitario nazionale per una disattenzione grave della politica che in pratica mandò all'aria
tutto il lavoro che avevamo fatto, ecco che ricomparvero i suicidi e se ne ricominciò a parlare sui quotidiani. Parlare di intervento clinico nel caso di suicidio può sembrare un ossimoro beffardo, però per quanto detto non è così, perché spesso è un pensiero coltivato da tempo e dunque alcune volte senza onnipotenza per materia così complessa si può cogliere qualcosa, si può prevedere in una relazione terapeutica qualcosa, o addirittura posso parlare, senza ingannarvi, di prevenzione, perché dobbiamo pensare a situazioni molto gravi come i suicidi mancati o ancora tentativi di suicidio che sono senz'altro una palese richiesta d'aiuto. Quindi si devono affrontare delle relazioni terapeutiche complesse che richiedono gradi elevatissimi di formazione, perché consistono in veri percorsi nel deserto dei pazienti che con il loro ritiro, con il loro incunearsi nell'impossibilità di avere altro, si tutelano così dall'angoscia. Quando il soggetto annulla di continuo la propria realtà affettiva, si ritrova senza più vitalità e fantasia e si perde il desiderio e ci si imprigiona in un corpo che a quel punto deve essere eliminato. Si lotta contro una corazza che non è un'identità. Si lotta contro la perdita della dimensione primaria dell'essere umano, la resistenza all'istinto di morte e la resistenza alla delusione del desiderio. E si distrugge il corpo, che è origine di tutti i mali. Alla pulsione di annullamento, che in questo caso è diretta verso l'umano, si deve opporre l'umano rifiuto della conoscenza per investire di nuovo in un rapporto interumano possibile e cercare di far comparire quanto si è perso. Quella corrispondenza fra verità e realtà umana che, diceva il professor Fagioli, è interesse, desiderio, vedere, comprendere, sentire, vivere. Nella risposta alla domanda 23, che relazione c'è fra fantasia, disparizione e suicidio, di un bestseller degli anni 80 della psichiatria come psicoterapia dinamica, a tutt'oggi prezioso, Bambino, donna e trasformazione dell'uomo. I rasoi! Fanno male. I fiumi sono freddi. L'acido lascia tracce. Le droghe danno dei grammi. Le pistole sono illegali. I gatti. Certo. Il gas ha un odore nauseabondo. Tanto vale vivere. Ma c'è un poi. Poi mi sono trovata in alcune situazioni che nulla hanno a che fare con la patologia psichiatrica, ma molto hanno a vedere con la mia professione di medico, o anche dell'umanità delle persone facenti parte di nuclei familiari. E in quei contesti, a volte, in compagnia degli affetti più cari, c'è da condividere insieme al medico quel ruolo moderno di accabbadori a cui siamo chiamati nei momenti difficili di passaggio. Nel mio caso, e in quello di tanti che conosco, erano momenti di fine vita, punti di chiusura da mettere e saper mettere per evitare sofferenze inutili per conto o per presa a carico dell'altrui pensiero e condizione. E ancora, ci sono delle malattie drammaticamente invalidanti in cui la persona deve prendere alcune decisioni da sola, non perché è sola e non circondata da affetti, ma perché tocca a te, nessuno può per te, ma chi tu vuoi deve sapere cosa tu vuoi per te. Posso dire che quando uno riesce a parlarsi
e poi comunicare le proprie scelte. Ci si sente liberi come donne e come uomini, nella pienezza di essere esseri umani, da parte di chi decide e da parte di chi custodirà questa decisione e la tutelerà, tutelerà questa volontà. Ed essendo la volontà, in assenza di obnubilamento della mente per fatti patologici psichici, un'attività dell'io non cosciente, espressione della realtà più profonda che afferisce alle immagini psichiche interne, allora queste sono scelte espresse nel pieno dei poteri dell'individuo. E allora, incontrare le pagine scritte da Fernanda è stato uno di quei momenti di vita che te ne fanno scoprire l'importanza, perché quello che voglio dire prima di tacere e di lasciare che parlino gli altri è che L'ultima estate canara è un libro sulla vita, sulla qualità della vita umana, ricca di affetti, di amore e anche di gioia, la joie de vivre, rispettosa fino all'ultimo dell'essere e pensare, fare e saper fare degli altri. Così sono felice che siamo qui a parlare di queste cose importanti e molto attuali, dato che anche alla Mostra del Cinema di Venezia il Leone d'Oro è stato assegnato al film La Stanza Accanto di Pedro Almodóvar, dedicato a questi temi. Permettetemi di dire che stasera sono particolarmente orgogliosa di rappresentare Carminella tutta, perché Carminella mi è venuta a dire. In Carminella mi è venuta dietro senza niente a pretendere, in questa mia intuizione di bellezza e di contenuto, per svilupparla e condividerla. Quindi grazie a Fernanda, ma viva Carminella pure. Vi leggo un intervento di Mina Welby che doveva venire stasera, che non è venuta. Aspetta, c'è prima una cosa che volevo dire dell'associazione. Immaginavo, infatti. Mi sono ritrovata il microfono. Siamo troppo emozionati stasera. Siamo troppo emozionati. Intanto stasera l'emozione è data anche da questa vicinanza con un'associazione importantissima di cui io sono socia, che è appunto l'associazione Luca Coscioni. E qui abbiamo anche la vicepresidente Mirella Baracchini, vice segretaria. E anche avremo un contributo di Mina Welby, che appunto ha scritto la prefazione del libro di Fernanda Gigliotti. Allora voglio dirvi questo dell'associazione Luca Coscioni. C'era un tempo per i miracoli della fede, c'è un tempo per i miracoli della scienza. Un giorno il mio medico potrà, lo spero, dirmi: prova ad alzarti perché forse cammini. Il fatto è che non ho molto tempo, non abbiamo molto tempo, e tra una lacrima e un sorriso le nostre dure esistenze non hanno bisogno degli anatemi dei fondamentalisti religiosi, ma del silenzio della libertà. Le nostre esistenze hanno bisogno di libertà per la ricerca scientifica, ma non possono aspettare. Non possono aspettare le scuse dei prossimi papi. Luca Coscioni era nato il 16 luglio del 67 a Orvieto e insegnava economia ambientale all'Università di Viterbo, e si stava allenando per partecipare alla maratona di New York quando è stato colpito dalla sclerosi laterale amiotrofica. Il 20 settembre del 2002, giorno in cui in Italia si commemorava la liberazione di Roma dal potere temporale del Vaticano, viene fondata l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, con lo scopo di promuovere la libertà di cura e di ricerca scientifica, l'assistenza personale autogestita e affermare i diritti umani, civili e politici delle persone malate e disabili. Luca moriva il 20 febbraio del 2006. Adesso ascolteremo un brano che ci ha inviato Mina Welby per partecipare anche lei alla serata.
Mina Welby si iscrive all'Associazione Luca Coscioni nel 2003, dal 2011 ne è co-presidente. Docente di lingua tedesca, aveva sposato Giorgio Welby, giornalista, politico, poeta e attivista affetto da distrofia muscolare progressiva, morto nel 2006. I suoi funerali laici sono stati organizzati dall'Associazione Luca Coscioni, in quanto quelli religiosi sono stati negati dalla Conferenza Episcopale Italiana, poiché Giorgio si era opposto all'accanimento terapeutico e aveva testimoniato a favore dell'eutanasia. Marika Murli. Grazie. Con il titolo del libro, la scrittrice Fernanda Gigliotti ci porta in una storia che si svolge in due mesi estivi. Magistralmente la scrittrice sa raccontare vite di donne differenti, di carattere e di origine, ma che si trovano complici nelle lotte umane, specificamente femminili. Vorrei incuriosirvi e invitare a leggere questo libro, autentico, a mio avviso scritto da una di loro. Lo stile del libro è davvero unico, è intenso, io lo ritengo autobiografico. Le due protagoniste sono Adriana, medico, e Giannina, avvocata, amante degli animali, con grandi inventive per far star bene tutti. Coltivatrice non solo di fiori, ma di verdure e odori nel suo orto, è anche un'ottima cuoca. Le differenze dei loro amori, dei loro gusti, delle loro professioni, degli amici personali, diventano necessità anche di aiuto di una per l'altra, non solo nella cura personale, ma in ogni occasione di necessità. Il loro rapporto con il maschio, calabrese nel loro caso, ricorda me giovanissima. Di come ai maschietti non la davo mai vinta, mi riferisco qui a un episodio molto gustoso e inabituale vissuto dalle due amiche, o da Fernanda stessa, mi scuso della locuzione amichevole. Sono certa che tutte e tutti trovano qualcosa di se stessi nel loro essere uomini e donne, e perfino le stesse gioie, paure e anche riflessioni. E vi porto subito al nocciolo del racconto, senza voler rivelare alcunché, sperando di riuscirci. Insomma, entriamo in un insieme di molte vite diverse, come ce le fa vivere il quotidiano e spesso le necessità in cui incorriamo. Il nocciolo più importante e squisito ci fa conoscere una scrittrice psicologicamente molto preparata, non soltanto sui libri, ma nella pratica degli incontri con persone, professionisti, di cui medici, semplici amici, conoscenti, parenti o curanti di persone malate. Conosce le leggi che riguardano i rapporti umani e riesce a farle capire raccontando. Fa spiccare in modo particolare la capacità di Giannina di saper gestire le gravi problematiche dell'amica Adriana senza sopraffarla, anzi, condividendo con dolore i suoi atteggiamenti che al lettore possono anche sembrare assurdi. In modo molto coraggioso e preciso scrive alla fin fine una storia di grave malattia. Sa raccontare quali siano i giusti comportamenti di ogni protagonista dell'occasione accanto ad una persona malata. Per essermi trovata una volta nella vita in un momento non lontano in pericolo di morire a causa di grave emorragia, azzardo che anche Fernanda voglia interpretare i momenti di premorte. Vorrà dirci forse che morire è davvero un addormentarsi non doloroso e che questo possa essere possibile per tutti? Siamo Marika Murli. Marika Murli si laurea con lode e storia del teatro in Sapienza e ha il diploma di scuola di recitazione per attori professionisti teatro azione. È attrice protagonista e anche regista, collabora con l'Università degli Studi di Roma alla Sapienza e con il DAMS nella conduzione di laboratori per studenti. Come insegnante predilige un percorso formativo pedagogico per una crescita artistica ed espressiva completa dell'attore. Si specializza negli anni della formazione anche dei bambini e dei ragazzi per far crescere la loro espressività. E allora adesso invece, dopo Marika Murli, con un'altra gran bella scoperta, che è quella delle officine editoriali da Cleto.
gli officini editoriali da Cleto, che qui sono rappresentate da Marco Marchese e Riccardo Cristiano, nascono nel novembre del 2019 a Cleto, in provincia di Cosenza, che sembra essere, non lo conosco ma non mancherò di farlo, e qua anche in tanti altri lo faranno, è uno splendido borgo che alcuni anni fa ha accolto appunto Marco Marchese. E cosa propone questa casa editrice? Bella, andate a visitare il sito. La centralità della persona, i diritti umani, la valorizzazione del territorio. Ecco, questa è proprio la linea editoriale della casa editrice. Peraltro nasce in un momento in cui la lettura in Italia è in crisi, e anche il settore delle librerie. E questo è proprio un segno di grande incoraggiamento, perché non si sono fatti scoraggiare i nostri, e non solo hanno attivato una produzione libraria, ma anche sono con questa riusciti a valorizzare il territorio, scusate se sono di parte, in particolare quello calabrese, in maniera tale che si possa armonicamente fare impresa insieme con utilità sociale. Una nota importante per me riguarda il nome, e cioè questo officine editoriali, appunto perché questo intanto appunto è dedicato al borgo di Cleto, però anche il lavoro fatto nelle officine viene esaltato, perché nelle officine le cose si creano, ma anche si rigenerano e si recuperano a nuova vita, si aggiustano, si riparano con amore e artigianalità. E questo non può che rendermi felice, perché appunto noi veniamo da una terra che ha tesori inestimabili come la Calabria, ma quasi sempre sono anche sconosciuti agli stessi abitanti di questi luoghi. E allora, laddove è urgente tenere viva la cultura e la sete di conoscenza, è qualcosa di più di un esercizio romantico dei desideri, e come non si può condividere questo? Marco Marchese. Grazie, io sono davvero felice di essere qui, perché per un editore, quando si vede la sala piena, è sempre veramente una gioia. I libri non è che in questo periodo tirano molto, poi dopo nelle regioni del sud, se voi pensate che nel 2021 solo il 20% dei calabresi e dei siciliani, al netto dell'attività curriculare, quindi al netto di chi è stato costretto ad acquistare un libro, solo il 20% dei calabresi e dei siciliani ha acquistato un libro nel 2021. Acquistare un libro non significa nemmeno leggere, quindi peggio mi sento. Ma noi ci proviamo. Io voglio ringraziare tantissimo l'Associazione Carminella per l'ospitalità di oggi. Sono felicissimo di presentare questo libro di Fernanda Gigliotti, della quale adesso vi presenterò. Ma oggi io mi trovo molto a mio agio qui dentro, ma proprio per il concetto Carminella. Sapete perché? Carminella era il vezzeggiativo col quale mio padre prendeva raramente, ma in un determinato contesto, che era proprio una combinazione rara ma molto divertente, e mio padre a mia madre la chiamava proprio Carminella. Quindi mi sento molto a mio agio stasera qui, perché è un ricordo, voglio dire, di quando praticamente ero un bambino e poi dopo un ragazzo. Così come voglio ringraziare naturalmente Maria Rosaria per questa splendida presentazione e per aver creato questo evento oggi per noi assolutamente importante. Come ringrazio Mirella Paracchini, che oggi mi ha fatto compagnia, perché per almeno 200 km ti ho ascoltato, come quasi ogni sabato su Radio Radicale, quindi con la trasmissione settimanale dell'associazione Luca Coscioni. Ringrazio Mina Welby. Mina Welby ci conosciamo da tantissimi anni. Mina Welby è la seconda volta che preparo una prefazione per le officine di Corriere del Cleto, perché fece la prefazione anche al libro dal titolo A volte accade che, uno dei primissimi libri che abbiamo pubblicato e che affrontava il tema del fine vita, scritto da una scrittrice giovanissima di Lamezia Terme, che affrontò questo tema, il tema delicatissimo del fine vita, a 18 anni.
sarà una cosa davvero particolare. In quell'occasione Nina Guelbi scrisse la postefazione e adesso la ritroviamo insieme a Fernanda Gigliotti con la prefazione. A Nina Guelbi ci sono veramente, a me dispiace che non è potuta essere qui per motivi contingenti, perché fuori Roma in questo momento, però sono molto legata a lei, perché oltre un decennio fa, io mi ricordo una volta in particolare, mentre raccoglievamo firme su, non mi ricordo se era un referendum oppure non era una proposta di legge iniziativa popolare, proprio sull'eutanasia, e mi ricordo questo momento particolare a Praia Mare, sul lungomare, dove noi raccogliemmo un buon numero di firme, però c'erano tre persone, una in particolar modo, che si erano messe a passeggiare proprio vicino al Gazzetta. E ogni volta che passavano uno di questi, che passava sempre più vicino al gazebo, sussurrava le peggio cose contro di noi, che naturalmente io non posso ripetere qui proprio per una forma di educazione nei vostri bocchi, ma veramente le peggio cose. Non solo, dopo una mezz'oretta, cioè noi naturalmente abbiamo tollerato questa cosa, l'abbiamo tollerata perché eravamo lì, poi si avvicinavano le persone pure a firmare, a chiacchierare, a dare i contributi, non contento, nella seconda parte di questa performance veniva, sussurrava la peggio cosa e sputava a terra. C'è una cosa veramente terribile, ed erano anni, voglio dire, molto difficili anche ad affrontare, cioè un decennio fa. In questo decennio sono cambiate effettivamente tante cose grazie anche ad alcune sentenze, ma ancora non ci siamo, ancora non ci siamo, perché come dico sempre, e questa è un po' una reminiscenza radicale, io una militanza radicale alle spalle, voglio dire, ma anche di un periodo molto intenso, voglio dire, dove sono quasi dedicato solo a questo per alcuni anni. E mi ricordo appunto, mi è rimasto impresso, no, questo concetto, e anche una situazione italiana generale che vive una terribile contraddizione. Noi siamo un paese molto libertario, cioè nel senso che proprio ognuno fa quello che vuole, in molti anni, ma allo stesso tempo siamo un paese profondamente illiberale, perché siamo governati da 150.000 leggi, tutte attive, tutte in vigore. Se oggi il Parlamento e il Senato approvassero una legge di un solo paragrafo, di un solo articolo, di un solo comma, che dice è vietato tutto tranne quello che è regolamentato dalla legge, è una descrizione plastica di oggi, di quello che è, perché quando tu sei governato da 150.000 leggi, poi dopo non puoi arrangiarti come puoi, e qualsiasi cosa che fai è comunque in un qualche modo fuori da questi binari regolamentati. E qui arriviamo al delicato tema del fine vita, che è delicatissimo, e incomincio ad introdurvi Fernanda Gigliotti, la mia amica, mi pregio di essere amico di Fernanda Gigliotti. La nostra è una conoscenza ormai di parecchi anni. Fernanda Gigliotti nel 2017 mi ha unito civilmente con quello che sta dietro la telecamera. Ok, perché lei faceva la sindaca a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. E quel matrimonio, chiamiamolo così perché non vogliamo più nessun unione civile, quindi ci adeguiamo, voglio dire, al Vox Populi, ok? Quando ci siamo sposati, cioè non è stato nemmeno un matrimonio tranquillo, cioè nel senso che lì avevamo deciso di fare questa cerimonia con una quarantina di persone, noi ci siamo sposati il 27 di maggio, il 17 di maggio, giornata mondiale contro l'omofobia, la Gazzetta del Sud, che è il giornale più quotato in Calabria, senza che ci avesse avvisato qualcuno, spara la notizia di questo matrimonio, perché la nostra era la prima unione civile fra due maschi residenti in Calabria. E qui la cosa è dietro risalto in questa giornata particolare. Io ringrazio tantissimo la Gazzetta del Sud, però ci credo pure dei problemi. No, ci credo dei problemi in che senso? Che ad una settimana dell'unione civile quelli di Casa Pound, forza no, non mi ricordo il cavolo era di Lanezia, promisero di venire a fare davanti al comune un sit-in. E non è che è una cosa bella che tu ti vai a sposare con i fiori, i parenti, gli amici, e ti trovi quelli di forza no e dici fate schifo, vergogna e tutto quanto il resto. Comunque non venne. Per fortuna. Ora non so se di mezzo ci furono i carabinieri, non so se ci fu un intervento di Fernanda con il comandante dei carabinieri.
cioè non c'è la Terenese, poi è anche un paese particolare, vedete, un paese dove lei ha fatto la sindaca, naturalmente ha il pregio, e questo io colgo da questa narrazione l'occasione per presentarvi chi è Fernanda. Fernanda, oltre ad aver fatto, cioè non solo ha fatto la sindaca, ma ha fatto la sindaca in un certo modo, tant'è vero che non l'hanno fatta arrivare a fine mandato, l'hanno fatta cadere. Anche perché Fernanda è una di quelle, è quella che a Nocera Terinese ha abbattuto il famoso ecomostro sulla spiaggia che stava lì da quanti anni? Naturalmente non l'hanno fatto arrivare. In un contesto, in questo diciamo comune calabrese, che dovrebbe essere ricchissimo, perché vedete, voi non immaginate a Nocera Terinese quante doppie case ci sono, villaggi con centinaia di case. Ora, la doppia casa è al comune frutta tanti soldi, perché si paga l'IMU in questo caso. Eppure Nocera Terinese sprofonda nei debiti. A Nocera Terinese c'è stata un'azienda che per alcuni anni, un villaggio che sta proprio sul mare, frequentato da alcune migliaia di persone per i mesi estivi, l'ha inquinato con l'amianto. E qualche fesso ha pure denunciato questa cosa, e quando la Procura della Repubblica è andata a fare l'indagine è stata misteriosamente archiviata. Poi sto fesso è andato a fare l'accesso agli atti e dopo un paio di mesi, guarda lì, boh, dico io, se tu, come si chiama, non mi ricordo come si chiama questa via, Via dei Quintini, se uno dice che non lo so, a Via dei Quintini, di fronte al villaggio ben identificato, ci sta l'associazione Carminella, è un po' difficile, se uno fa una denuncia, che poi dopo tu trovi scritto nella relazione della polizia giudiziaria, non è stato possibile individuare i presunti autori degli ipotizzati reati oggetto della denuncia. Ma scusami un attimo, ma se io ti scrivo che lì c'è quel villaggio, sulla statale 18 c'è quel villaggio, e solo quello c'è, e che di fronte c'è questa azienda che fa questo tipo di lavorazione, e tu mi scrivi questo, allora ho capito l'antifona, ho chiuso tutto, cioè quel fesso ha chiuso tutto e non se ne è occupato, e non se ne è occupato più. Mi vado verso la conclusione, quindi questo, no, l'amianto c'è, l'amianto adesso quell'azienda per altri motivi contingenti ha chiuso perché l'hanno sequestrata ed è in un'inchiesta di mafia, ma l'amianto c'era e continua ad esserci, e probabilmente le persone che se lo sono preso lo scopriranno fra 15, 20, 25, 30 anni, i tempi del famoso mesotelioma previo. Vabbè, comunque hai voglia che uno si sforza a fare queste cose, perché tanto il contesto calabrese è un contesto diciamo difficile, e Fernanda ha operato in questo contesto, ed è per questo che non l'hanno fatta durare, perché poi naturalmente se ti tolgono la maggioranza non può che accadere questo. La casa editrice io l'ho fondata nel novembre del 2019, 5 anni proprio questo mese. Ho scelto il periodo migliore, credo che ricordate tutte quello che è successo a marzo del 2020. Quindi il sogno rimasto nel cassetto 30 anni, tu lo apri, vai, parti, dopo 3 mesi si chiude l'Italia. Per me è stata una buona scuola, perché siamo arrivati a 50 pubblicazioni non a pagamento, cioè noi non facciamo editoria a pagamento, ma selezioniamo e investiamo sulle autrici, sugli autori e sui testi che pubblichiamo, e siamo arrivati ad un catalogo di 50 volumi, e quindi sono particolarmente, è stata un'ottima scuola, forse è stata grazie alla scuola del Covid che siamo riusciti a resistere fino adesso e quindi a continuare a promuovere la cultura in questo modo. Il libro di Fernanda, io adesso naturalmente lascerò a voi la parola che approfondirete un po' di più sui contenuti. Il libro di Fernanda ha un pregio: non è un romanzo, come diceva Fausto prima, ma non è un saggio, ma non è neanche un saggio, è un libro ibrido, va bene? Ma questo qui porta con sé un grandissimo pregio: non è un libro militante, è oggettivo, racconta le cose, ti dà
spunti di riflessione, spunti di riflessione sul quale noi dobbiamo riflettere tantissimo, perché vedete, al giorno d'oggi, a guardare anche l'informazione, tutto quello che ci viene addosso attraverso i social network, ma soprattutto attraverso gli organi di informazione, l'argomento morte è completamente rimosso, come se noi dovessimo essere eterni, come se non esistesse il punto finale dell'esistenza biologica, che è sempre esistita e probabilmente continuerà sempre ad esistere. E lo so che è drammatico, però vedete, ultimamente, e io lo cito perché in editoria c'è questo fatto che non si è in concorrenza fra case editrici, al massimo la competizione può esserci a chi cerca di fare meglio, quindi io cito volentieri un libro di un'altra casa editrice. Io vi consiglio una lettura, soprattutto se non siete credenti come me, perché chi è al dono della fede sta a posto, qualsiasi sia la fede, sta a posto. Cioè, il concetto di morte è un concetto che si proietta in un modo o nell'altro in un'altra vita. E che cosa c'è di meglio? Di che cosa devi prendere? A volte un attimo, e quindi a posto. Però il dramma è per chi invece non è credente, o per chi pensa di essere credente, oppure fa finta di essere credente, ma se poi si guarda dentro dici, ma è lì drammatico. Allora, a questo scopo io vi suggerisco Stefan Alix, La morte non esiste, un'inchiesta scientifica, un viaggio spirituale, le prove della vita oltre la morte. Questo ve lo consiglio davvero perché è un libro scritto da questo giornalista, Stefan Alix, che è un giornalista che per tanti anni ha fatto il giornalista di guerra e che è veramente una goccia di speranza, anche perché questo giornalista ha scritto questo testo con il taglio del giornalismo d'inchiesta, quindi è oggettivo, e questo è veramente un grande spunto che ci può aiutare non solo verso questo delicatissimo argomento che è il fine vita, ma soprattutto per incominciare anche a capire che abbiamo ancora tantissimo bisogno e tantissimi spazi di libertà che in Italia purtroppo ancora oggi non esistono. Questo libro qui è stato anche oggetto di un recente dibattito molto interessante con l'autore Stefano Alix, Marco Cappato e Ferruccio De Bortoli. Questo documento lo trovate, diciamo, facilmente su internet. Non aggiungo altro. Io vi ringrazio molto, contento nuovamente di essere qui e quindi cedo la parola, scusate se l'ho fatto un po' troppo lunga, e grazie per avermi ascoltato. Allora entriamo proprio nel vivo. C'è una prima lettura di un capitolo del libro che abbiamo diviso in tre parti e ci accompagnerà fino alla fine della serata. Giovedì, una crema di caffè. L'indomani Francesco vuole fare una visita di controllo. Adriana, sorretta da Giorgia e Giannina, si stese sul lettino e incominciò a lamentarsi. Qui anziché migliorare peggioriamo. Oggi mi sento malissimo. Mai stata così male. Francesco, con distacco e imperturbabile professionalità, le chiese se aveva problemi di incontinenza. E lei, con una certa veemenza, quasi offesa, rispose che era solo molto sofferente per questo insopportabile fruscio, per questo motore che continuava a ruggire nella sua testa e che non le dava tregua, ma che non aveva mai sofferto di incontinenza. Cosa credi? Sono ancora giovane, ho lavorato molto sui muscoli pelvici. C'è ancora tempo per invecchiare e diventare incontinente. Bene, ne sono felice. Vuol dire che sei in gran forma. Se non ci sono notizie di rilievo nelle prossime 48 ore, ci risentiamo fra una settimana. Continuiamo con il cortisone. Al momento non serve altro.
sorpresa e contrariata allo stesso tempo. Come non serve altro? E la radioterapia stereotassica? Non la facciamo più? E come la curiamo questa metastasi? I pensieri si agitavano nella sua testa come in un frullatore. Aveva la nausea per tutte le cose che le stavano venendo in mente in quel giovedì nero di fine luglio. Ripeté tutto ad alta voce. E quindi non facciamo nulla? E la terapia immunitaria? La ricerca della mutazione genetica che abbiamo affidato all'IEO? Che esito ha dato? Faremo tutto quello che ci sarà da fare. Non serve altro perché non possiamo fare altro. Siamo tutti in attesa di conoscere l'esito dell'esame istologico e della ricerca della mutazione genetica. E non è il caso di iniziare altre terapie nell'attesa, perché se sarà compatibile con la sperimentazione non servirà null'altro. Con il cortisone intanto teniamo tutto sotto controllo. Francesco, che era sempre stato del parere che bisognava dirle la verità perché secondo lui Adriana doveva poter disporre delle sue cose e decidere come vivere gli ultimi giorni della sua vita, dovette arrendersi agli eventi e assecondare la volontà chiaramente espressa da Adriana di non voler sapere, costringendo tutti a quella recita giunta ormai all'ultimo atto. Allora, adesso vi presento due colleghe di Fernanda, due avvocate, che ci illumineranno su fatti giuridici che, detti in un certo modo, possono essere un buon bagaglio di sapienza. Domenica Claudia Puntoriero è iscritta all'Albo Avvocati Cassazionisti di Roma, svolge la professione forense da oltre 20 anni. Dopo un primo periodo impegnato prevalentemente nella trattazione di casi di diritto civile, occupandosi tra le varie cause patrocinate anche di successioni legittime testamentarie, tutele, amministrazioni di sostegno, poi ha integrato la propria formazione nel diritto penale, estendendo anche in questo ramo le proprie competenze. Dal 2011 è iscritta nelle liste degli avvocati d'ufficio del Tribunale di Roma. Invece l'avvocata Angela Zinna è esperta in diritto civile e societario, specializzata presso la scuola di specializzazione per le professioni legali, sempre di Sapienza in Roma, diplomata alla Business School del Sole 24 Ore con il Master Diritto e Imprese. Inizia l'avvocata Domenica Claudia Puntoriero. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei iniziare facendo i complimenti a Fernanda per il suo libro, che ho trovato molto bello sia per la storia sia per il modo in cui è scritto, perché ho trovato questa penna morbida, quasi come se scivolasse sul foglio, fino a poi a condurci, no, ci ha accompagnato a delle riflessioni su un tema che è quello del fine vita, che sicuramente non è un tema semplice. Perché non è semplice questo tema? Perché già parlare di fine vita, diciamo, ci porta a pensare ad una persona che si trova in delle condizioni che non sono più connotate da quella dignità e da quella qualità che le dovrebbero appartenere. Ora, tanto i nostri principi costituzionali, quindi la nostra Costituzione, quanto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sanciscono il diritto di tutte le persone, di ogni persona, ad una vita di qualità e dignitosa. Ora, l'articolo 32 in particolare, dopo aver sancito gli articoli 2 e 13, lo so, sono noiosa, i diritti inviolabili della persona, all'articolo 32 stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 4, invece stabilisce, ovviamente allineandosi, nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti, come spesso quelli sanitari possono diventare. Allora voi direte, vabbè, allora è fatta, cioè abbiamo questi principi, tanto a livello europeo, tanto a livello costituzionale, che garantiscono questo diritto. Però il problema dove
dove si pone? Quando ci si confronta con le legislazioni nazionali e in particolare, senza andare troppo lontano, rimaniamo in Italia, faccio riferimento al codice penale che è stato emanato sicuramente prima della nostra Costituzione, affonda le radici nel periodo fascista e poi da qui abbiamo quindi tutta una serie di norme che le credenze religiose, la morale e l'etica mi fanno da scudo. Quindi andare a, diciamo, modificare queste norme è difficilissimo. Ad oggi, se mi chiedete, cioè, esiste un diritto ad autodeterminarsi? No, non esiste, non abbiamo un diritto di scegliere, un pieno diritto di scegliere come morire. Perché? Perché quando si parla di fine vita, certo non si parla di una fine vita, di un fine vita naturale, ma sempre di un fine vita che è provocato, diciamo indotto, meglio, forse il termine più giusto è accompagnato. Ora, in Italia, o comunque, diciamo, le pratiche o diciamo, i trattamenti di fine vita che maggiormente conosciamo sono tre, e sono l'eutanasia attiva, l'eutanasia passiva e il suicidio medicalmente assistito. Ora, l'eutanasia attiva, diciamo, la rinveniamo nel momento in cui un medico fornisce ad un paziente un farmaco per provocargli la morte. È un omicidio in Italia, diciamo, è un omicidio. È pertanto vietato. Anzi, vi dirò che nonostante la Corte Costituzionale sia, diciamo, illuminata, quando venne proposto, diciamo, il referendum, diciamo, non lo ritenne ammissibile. Perché? Perché non c'era, era un referendum che mirava ad ammettere l'omicidio del consenziente, quindi una modifica dell'articolo 579. Non lo ritenne ovviamente ammissibile perché in realtà non esiste un diritto di morire equiparabile a un diritto a vivere, a un diritto alla vita. E poi il confine tra il lecito e l'illecito era troppo sottile, quindi non si sentì di ammettere il referendum. Quindi accantoniamo l'eutanasia attiva, perché è proprio fantascienza. Per quanto riguarda le altre due pratiche, abbiamo l'eutanasia passiva, che è esattamente una sospensione dei trattamenti sanitari, mentre il suicidio medicalmente assistito consiste, diciamo, nell'assistenza che viene fornita ad una persona che però assume il farmaco letale o aziona un dispositivo personalmente. Qual è lo stato dell'arte in Italia? Allora, sicuramente sono diciamo, previste diciamo, in maniera così, insomma, non proprio nitida e netta, le pratiche di alcune forme di eutanasia passiva, così come il suicidio medicalmente assistito. Però io vorrei diciamo, fare un passo indietro, un po' ripercorrere la storia, no? Diciamo, di queste pratiche, perché per anni non si è mai sentito parlare di eutanasia. Io mi ricordo di che sentì parlare di eutanasia la prima volta, non so se ve lo ricordate, nella canzone di Raff, Inevitabile follia, che io chiesi a mio padre: papà, ma che cos'è l'eutanasia? E mio padre mi disse: è un dolce morire. E quindi mi portai dietro questo ricordo per anni, fino a quando poi non arriviamo proprio ai primi anni 2000, dove ci siamo dovuti confrontare con questi temi. E il primo caso che si ricorda così è il caso di Enzo Forzatti, un uomo che diciamo, staccò proprio il respiratore a cui era, diciamo, ancorata la moglie, provocandole ovviamente la morte. Ora, mentre il tribunale di primo grado lo condannò, la Corte d'Appello lo assolse perché aveva addirittura ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per ritenere che quella persona che versava in uno stato vegetativo fosse veramente viva ancora, e quindi venne assolto. Negli anni successivi ovviamente ci siamo dovuti confrontare con le vicende di Pier Giorgio Guelbi e di Eluana Englaro, che anche perché sono rispettivamente, diciamo, i primi due casi che ricordiamo di suicidio medicalmente assistito e di eutanasia passiva. Pier Giorgio Guelbi, qualcuno l'ha ricordato, ovviamente era affetto da una grave forma di tetraplegia,
distrofia, sì, aveva anche fatto ricorso al tribunale per vedersi riconosciuto questo diritto a morire. Ovviamente quando il suo ricorso venne rigettato, decise di fare da solo con l'assistenza del dottor Riccio, e quindi diciamo arrivò ad una forma di suicidio assistito. Il caso successivo, che appunto quale menzionavo, è il caso di Eluana Englaro, e ricordiamo tutti le lotte di questo padre, quante, ovviamente perché era stato nominato tutore, per consentire alla figlia finalmente di liberarsi, di avere una libertà d'uscita, come io la definisco. E anche in quel caso diciamo la sua battaglia portò a una sentenza della Cassazione che ha praticamente consentito per la prima volta di interrompere l'idratazione e l'alimentazione artificiali somministrate alla ragazza, e quindi era possibile interrompere ovviamente questa alimentazione e questa idratazione artificiale alla presenza ovviamente di due presupposti in particolare, che erano l'irreversibilità della condizione, lo stato vegetativo, però doveva essere ovviamente scientificamente accertato, e l'accertamento della volontà della paziente. Quindi questo fu, diciamo, proprio il primo caso, diciamo, il primo risultato che diciamo, si riuscì a ottenere. Per avere una legge dobbiamo aspettare il 2017, perché per la prima volta con la legge 219 del 2017 finalmente è stato riconosciuto alla persona, all'individuo, la possibilità di rifiutare tanto l'inizio quanto la prosecuzione di trattamenti sanitari. Ovviamente sempre il medico comunque deve garantire, diciamo, che il paziente non soffra, deve ovviamente garantirgli delle cure palliative finalizzate proprio, insomma, a lenirne le sofferenze. Però la legge 219 del 2017 è stata importante pure perché ha introdotto per la prima volta le disposizioni anticipate di testamento, di trattamento, scusate, anche perché è un testamento, perdonatemi. Ciascuno di noi ha la possibilità, nel momento in cui, ma innanzitutto deve essere capace di intendere il volere e quindi deve essere capace di autodeterminarsi, e pertanto poi può affidare, diciamo, ad un notaio con un atto pubblico, con scrittura autenticata nelle firme, oppure insomma presso il municipio, le proprie volontà sul fine vita. Quindi può anticipare quella che è la sua volontà laddove disgraziatamente un giorno non sia più così cosciente da poterlo fare, e addirittura può anche nominare una persona, una sorta di esecutore testamentario che effettivamente porti avanti la sua volontà. Dunque, questo, diciamo, è lo stato dell'arte per quanto riguarda la legge. Questo però, diciamo, questa sospensione dei trattamenti sanitari, diciamo che non soddisfava un'altra persona, diciamo, un altro caso di cui ovviamente noi siamo a conoscenza, che è DJ Fabbo. Perché sospendere i trattamenti per DJ Fabbo era troppo incerto, no? Perché ovviamente tutto questo si sarebbe potuto trasformare in una sorta di agonia per lui, per i familiari, perché ovviamente sospendere i trattamenti, cioè non si sa effettivamente poi l'esito letale quando si verifica. E pertanto lo stesso, accompagnato dal dottor Marco Cappato, si è recato in Svizzera, dove addirittura rimase 2 giorni, perché in Svizzera volevano capire esattamente se fosse convinto della propria scelta. Così, assistito dal dottor Cappato, DJ Fabbo... non è un medico? Ah, vabbè, io pensavo fosse un medico. Da Marco Cappato azionava da solo diciamo, il dispositivo e si provocava personalmente la morte. Però a quel punto che cosa succedeva? Che, diciamo, tra virgolette, i problemi si risolvevano per DJ Fabbo, però in realtà iniziavano quelli giudiziari per Marco Cappato,
perché una volta che è tornato in Italia si aprì per Marco Cappato un procedimento penale. Si è autodenunciato. Si è autodenunciato, sì. Si partì un procedimento penale per istigazione al suicidio. E, soltanto che mentre il pubblico ministero, mentre illuminato, ne aveva chiesto l'archiviazione, il GIP praticamente impose l'imputazione coatta e quindi si aprì un giudizio, venne rinviato a giudizio e quindi Marco Cappato si trovò a dover affrontare un processo. Se non che anche in quel caso il tribunale sollevò una questione di legittimità costituzionale della norma, perché ovviamente equiparare l'aiuto, diciamo così, al suicidio a un'istigazione vera e propria ovviamente doveva essere dovevano essere differenziate le circostanze. E fu così che arriviamo ad una sentenza che è la 242 del 2019, conosciuta appunto come anche sentenza Cappato, che la sentenza di J. Fab, insomma, fa riferimento ovviamente al caso, e ha stabilito quattro condizioni per poter procedere al suicidio, vale a dire la persona deve esprimere liberamente la volontà e il consenso, deve essere affetto da una patologia irreversibile, qui più o meno ci ritroviamo nelle stesse condizioni che aveva già dettato la Corte di Cassazione nel 2011, il paziente deve essere sottoposto a un trattamento di sostegno vitale, però per la prima volta si parla anche di sofferenze, cioè il paziente deve avere delle sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili. Capite bene che una sentenza è sempre a valore di una sentenza, quindi nonostante queste condizioni che sono state un po' dettate dalla Corte Costituzionale, nella prassi poi creano dei problemi. Perché? Perché nel momento in cui il paziente si rivolge all'ASL chiedendo un trattamento di suicidio assistito, innanzitutto deve essere verificata la sussistenza di questi presupposti, quindi di queste condizioni, quindi c'è un po' di discrezionalità. Ma io ho letto anche di recente un caso, mi pare in Toscana, che una donna addirittura ha avuto, insomma, le condizioni sono state ritenute tutte sussistenti, però non le forniscono il farmaco, cioè non le forniscono la possibilità di procedere poi effettivamente al suicidio. Ecco che in mancanza di una legge, perché una legge ovviamente avrebbe un valore diverso rispetto a una sentenza della Corte Costituzionale, anche perché detterebbe meglio anche i tempi, perché nel momento in cui si fa richiesta di un determinato trattamento non ci sono dei tempi entro i quali l'ASL si deve pronunciare, quindi è tutto molto discrezionale. E per questo motivo, per ovviare a questo, c'è un'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni Liberi, se non mi sbaglio si chiama Liberi Subito, che ovviamente sta cercando di sollecitare una iniziativa regionale, cioè nelle singole regioni, una legge, sì, proprio per ovviare intanto a questa lacuna di una legislazione nazionale, cioè intanto che siccome le regioni hanno la competenza a legiferare in materia sanitaria, dice, intanto provvedete voi, però non mi pare che allo Stato ci sia stata una regione talmente coraggiosa da farlo, l'ultimo rifiuto, insomma l'ultima di inammissibilità, di incompetenza è stata proprio la Lombardia, che nel... grazie. E pertanto attendiamo, insomma, siamo in attesa di questa legge. Ora voglio semplicemente dare uno sguardo, perché lo dice, ma siamo in Italia, ci abbiamo il Vaticano, però non vi immaginate che nei paesi europei la situazione sia tanto diversa, perché a eccezione del Belgio, Olanda, forse Lussemburgo, il Belgio, Olanda e Lussemburgo, no, io avevo letto anche
Lussemburgo. Comunque, vabbè, rivedrò. Ben giornato in Lussemburgo. L'eutanasia attiva è consentita anche in Spagna, però pare che nella prassi abbia dei problemi. Sono invece ammesse, sappiamo, in Svizzera queste pratiche di suicidio assistito. A quanto ho letto invece, in Inghilterra, nel Gran Bretagna, nel Regno Unito, di queste pratiche, di questi trattamenti di fine vita non ne vogliono proprio sentir parlare. Un ultimo sguardo lo voglio dare un po' alla storia, perché pare che le pratiche eutanasiche, o eutanatiche, se non mi verrebbe da dire eutanatiche, comunque eutanasiche, fossero conosciute anche nell'antica Grecia e nell'antica Roma. Ovviamente non sappiamo con quali modalità, in che termini, eccetera, eccetera. Sì, può essere in termini. Però è anche vero che, diciamo, fino a un certo periodo sono state praticate. Secondo voi, quando si sono fermate queste pratiche? Con l'avvento del cristianesimo, perché ovviamente il cristianesimo, con i suoi dogmi, che la vita è un dono, ci ha praticamente falciato la capacità di autodeterminarsi, no? E quindi praticamente questi dogmi religiosi che hanno fatto sono andati a condizionare il pensiero, la cultura e di conseguenza la prassi. Quindi diciamo che questo è un po' la storia. Allora, io ritengo che è imprescindibile, e soprattutto di rimente, proprio a tutela di una qualità della nostra vita, affidare proprio alla ricerca scientifica, perché poi è lì il punto, il compito di formare e porsi alla base proprio di questo pensiero, del pensiero ovviamente del non, affinché diventi una cultura dominante, perché non si può permettere una cultura di dissolversi in credenze religiose, assolutamente. Noi adesso immaginiamo, no? Pensiamo quando sentiamo leggi, pensiamo che le leggi le faccia il Parlamento e che siano lontane da noi. Però noi, io vi ho fatto tutto un po' l'escursus, sono anche molto veloce, dei vari casi che insomma abbiamo avuto in Italia. Però quanto è importante l'iniziativa di un singolo che poi riesce a stanare, o comunque riesce a portare, no, ad una legge, ma anche poi a stimolare la giurisprudenza. E noi avvocati spesso noi ci troviamo a difendere delle leggi, diciamo, già esistenti, però forse magari il nostro compito sarebbe proprio quello di aiutare questi principi costituzionali, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, di tradursi in delle leggi che non possono assolutamente ma essere più condizionate da un pensiero religioso che non ha nulla a che vedere con la ricerca scientifica. Quindi io ritengo che la ricerca scientifica debba arrivare a, diciamo, un po', non condizionare, però a permeare di sé proprio il pensiero, affinché poi il pensiero riesca a sfociare in una prassi diversa e consentire poi tutte quelle pratiche che allo Stato ci sono negate. Questo è. Grazie davvero. Ci ha fatto conoscere tante cose, ricordare tante cose, e adesso vediamo cosa ci dice Angela Zilla. Buonasera a tutti. Mi collego chiaramente al pensiero di Claudia, diciamo, ho poco in più da aggiungere rispetto alla ricostruzione, al quadro normativo completo che ha offerto Claudia, perché chiaramente è partita, no, facendo tutto un excursus, addirittura, diciamo, è andata a toccare, diciamo, l'antica Grecia e Roma, fino, diciamo, arrivare chiaramente alla nota sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Ecco, sul libero pensiero mi faceva riflettere, no? Che deve essere effettivamente improntato alla ricerca e libero, nel senso che non deve essere oscurato da fede e da credenze, mi fa pensare proprio alla sentenza della Corte, perché è vero che la sentenza della Corte Costituzionale
ha, diciamo, affermato, no? In base alla sentenza della Corte Costituzionale, noi abbiamo il suicidio medicalmente assistito, quindi rientra all'interno del nostro ordinamento una pratica che era penalmente rilevante stante la sussistenza dell'articolo 580 del codice penale, che è appunto l'istigazione e l'aiuto al suicidio, che continua ad esistere perché la sentenza della Corte Costituzionale fa salva l'incriminazione, quindi la punibilità di quelle condotte collaterali che determinano il proposito suicidario in capo al paziente. Però poi fa, diciamo, una distinzione, e la distinzione la fa proprio rispetto a chi versa in situazioni di patologia irreversibile e sostenuto da meccanismi e forme vitali, ha preso, diciamo così, la propria decisione, quindi il proposito suicidario l'ha elaborato, quindi sviluppato autonomamente, è capace veramente di intendere e di volere, di poter fare delle scelte libere e consapevoli. Quindi, a fronte di queste circostanze, come diceva Claudia, l'amministrazione sanitaria le verifica ed è possibile attivare ed accedere al suicidio medicalmente assistito. Quindi risulta una pronuncia innovativa nel nostro sistema, perché ammette il ricorso ad una forma che chiaramente non era vietata, che è chiaramente vietata. Però da un lato, diciamo così, ci viene riconosciuto questo diritto, quindi il diritto di rifiutare le cure, che veniva già riconosciuto all'interno della legge del 2017, che è un po' l'eredità, raccoglie, diciamo, un po' dei casi giurisprudenziali, no, che ci sono stati, quindi sia il caso Mularo, soprattutto quello di Pier Giorgio Welby. Dall'altro lato, però, diciamo, voglio leggere, diciamo così, un passaggio, perché qui, diciamo, mi collego al libero pensiero. Dice: la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 580 si limita ad escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere in tale aiuto in capo ai medici. Resta pertanto affidato alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi o no ad esaudire la richiesta del malato. Quindi ritorna il tema dell'obiezione di coscienza, che chiaramente è un tema noto, no, anche per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza, che, diciamo, si aggiunge come ulteriore ostacolo all'esercizio di diritti che, come diceva Claudia, sono diritti costituzionalmente garantiti, perché trovano il loro fondamento diretto nell'articolo 2, nell'articolo 13, quindi l'articolo 2 è un diritto inviolabile dell'uomo che viene proprio agganciato al diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, collegato all'articolo 32 della Costituzione, dove si afferma il diritto alla salute e anche, diciamo, il fatto che nessun soggetto è obbligato ad un trattamento se non per disposizione di legge. Quindi in questo contesto, no, ritorna a paralizzare una procedura che viene riconosciuta ed agganciata al quadro costituzionale di riferimento, l'obiezione di coscienza. Quindi ancora di più è necessario un intervento del Parlamento proprio per andare verso una legiferazione sul punto, che non sia soltanto di procedura, ma a questo punto ponga e disciplini, insomma, anche questioni molto più profonde, che non riguardano soltanto il fine vita, ma riguardano proprio la qualità della vita e la libera scelta e la possibilità delle persone di potersi realizzare nel modo che ritengono più opportuno. Quindi, perché ripeto, la nostra Costituzione è, diciamo, uno dei testi più belli che abbia mai letto, è compito della Repubblica, no? Eliminare quegli ostacoli
che limitando appunto la libertà e l'uguaglianza delle persone ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ed è questo poi il concetto di diritto alla salute, cioè il diritto alla salute non è più un concetto di legato all'integrità fisica della persona intesa come assenza di malattia. La salute è qualcosa di più complesso, oggi è un insieme, ecco, una condizione di equilibrio psicofisica che si esplica in vari settori, quindi non è soltanto biologico ma è qualcosa di più, e quindi la realizzazione della persona, delle proprie aspirazioni, è questo quello che è alla base, no, di scelte consapevoli di fine vita e di scelte improntate ad un libero pensiero. Quel giorno Adriana era come un bilico su un trapezio, sull'orlo dell'ultimo precipizio, in pieno caos, i suoi occhi immobili come le lucette di un computer in avaria. Tutto lasciava presagire un imminente cortocircuito. Non era mai stata peggio in vita sua. Era confusa, precaria, ubriaca senza aver bevuto, leggera nonostante la ritenzione idrica, la testa pesante come un macigno. E il medico le diceva che andava tutto bene, che stava in splendida forma e che doveva solo continuare a prendere il cortisone. Questi pensieri si agitavano nella sua testa e non riusciva a trovare una risposta. Mio Dio, quanto siamo bugiardi noi medici. L'ira le stava montando e voleva imprecare contro il collega. Poi soffocò le parole e si aggrappò al braccio di Giorgia. Voleva uscire da quello studio in fretta prima che quell'impeto nevrastenico che tanto le ricordava il padre si ripresentasse e non potesse più ricacciarlo in gola. Giorgia comprese al volo e la sorresse fino alla macchina. Giannina invece si fermò a parlare con Francesco, che per le ragioni opposte era arrabbiato, condannato a mentire, a recitare una parte che non gli apparteneva. Ma ormai la pressione encefalica doveva essere insopportabile e da un momento all'altro sarebbero sopraggiunte delle crisi convulsive. Secondo la sua esperienza, Adriana nel giro di 2 o 3 giorni sarebbe scivolata in uno stato di coma vigile, rapidamente e senza dolore. Adriana non si sarebbe accorta di nulla. Francesco rassicurava Giannina e i suoi contrastanti sentimenti, le sue paure. Non serviva più nulla, nemmeno dire la verità. Anche le dosi del cortisone potevano essere ridotte gradualmente. Adriana, con le sue tante lesioni encefaliche, si era garantita una morte veloce e dolce, proprio come quella che avrebbe voluto le fosse praticata se avesse saputo e potuto scegliere. Fuori il caldo era insopportabile. Giorgia propose un salto in gelateria. Adriana accettò di buon grado, ma giunta al bar volle rimanere in macchina. L'idea di affrontare gli sguardi di tutta quella gente le dava la nausea. Voleva solo rinfrescarsi la bocca. Si fece portare una crema di caffè. Ne trattenne un sorso lungamente in bocca e poi con gli occhi indagatori osservava la sua immagine riflessa nello specchio retrovisore, sorprendendosi della sua abbronzatura dorata, del taglio di capelli e del ciuffo blu elettrico che stava sbiadendo, ma che ancora resisteva. Proprio come me, pensò, resiste allo scolorimento. Si guardava e non si riconosceva, ma si piaceva nonostante tutto. Certo, doveva intervenire presto sulla ricrescita dei capelli, ma non era urgente, mentre il taglio appena rifatto avrebbe retto per qualche settimana ancora. In fondo, si disse passandosi le mani tra i capelli, sono passate solo 2 settimane da quando ho rifatto il colore, anche se sembra un secolo. Arriviamo a Mirella Paracchini, medico specialista in ostetricia e ginecologia. Ha lavorato all'ospedale San Filippo Neri, ha cominciato subito dopo la laurea ad occuparsi di aborto e contraccezione ed è cofondatrice insieme anche a Anna Pompili
e Marina Marceca e altre tre colleghe di cui non ricordo adesso il nome, siete 8 in tutto, dell'associazione Amica appunto per la contraccezione e l'aborto. Mi piace molto ricordare anche la sua collaborazione con l'AIED, perché è lì che io l'ho conosciuta grazie ad altre amiche che lavoravano per l'AIED, che è l'Associazione Demografica Educazione Italiana, e ha lavorato anche per 20 anni per i consultori, e anche per il consultorio familiare di Terracina. In questo modo ha approfondito l'esperienza sia sul territorio che in ambito ospedaliero. Nel 2000 è entrata a far parte della FIAPAC, Federazione Internazionale degli Operatori di Aborto e Contraccezione, diventandone presidente nel 2008 e adesso è segretaria. Iscritta al Partito Radicale dal 1973, ha fatto parte del Movimento di Liberazione della Donna, impegnandosi negli anni 70 per la battaglia referendaria sul divorzio, siamo nel 74, e per il raggiungimento della legge sull'aborto in Italia. Nel 2002 è stata tra i fondatori dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e per l'associazione cura da anni la trasmissione radiofonica Il Maratoneta su Radio Radicale. Mirella Paragrini. Grazie, io non so davvero da dove cominciare perché gli stimoli sono tanti e in ciascun intervento veramente mi veniva da dire qualche cosa, ma partiamo dalla presentazione di Maria Rosaria, che intanto ringrazio anche per una cosa, non solo per l'invito e per l'opportunità che mi hai dato, ma perché ti sei commossa parlando di Carminella. E io credo che non è così frequente che un medico, qui siamo in piena questione femminile, quindi ci ritroviamo bene, però che un medico parlando di una sua esperienza si emozioni come hai fatto, quindi questo ci tenevo a dirlo. Allora, la tua così presentazione fa sì che io in qualche modo non mi sento preparata come l'avvocato sul tema fine vita, e da questo punto di vista vi raccomando due cose. Uno, sul sito dell'Associazione Luca Coscioni, che ho sotto gli occhi in questo momento, voi potete ritrovare tutti i casi che, di cui in parte ci hanno parlato. E in particolare c'è il caso Cappato Antoniani è il nome di DJ Fabo, di cui se ci avete un'insonnia una sera o qualche cosa, vi raccomando di vedere quel processo, perché io lo vidi all'epoca e lo rividi dopo, ed è qualcosa di... è un film straordinario. Soprattutto gli interrogatori della mamma di DJ Fabo e della compagna di DJ Fabo, nonché DJ Fabo stesso il video in cui lui chiede di morire. Perché a differenza della nostra simpaticissima Adriana, e qui vengo anche al punto, a differenza della nostra simpaticissima, soffre in un modo intollerabile. Anche Adriana non è che sia tanto bene, per carità, però diciamo che nel libro, che per me è stato godibilissimo, di cui stiamo parlando stasera, c'è un po' un equivoco, perché parliamo di un libro sul fine vita, ma non è vero, è un libro sulla vita, sul momento, che sono 2 mesi poi, in cui si vive questa consapevolezza. Anche qui ci sarebbero molte cose da dire su quest'ultimo pezzo che avete letto, no? Chi è che nasconde a chi alla fine? Francesco, che non è stato detto, è il medico, che non dice le cose a Adriana, o Adriana, che è medico a sua volta, è come se
insomma, in qualche modo stesse al gioco e dice: beh, quando mi fate la radioterapia, quindi non si sa più chi nasconde chi, salvo poi partecipare alla grande, al gioco finale, che è un po' fantasmagorico, però fa pure piacere a un certo punto, perché a questo punto siamo lontano da questi che sono i casi che vi dicevo. Caso Cappato Antoniani, caso Cappato Welby Trentini, caso di Daniela Gabriele, Mario Federico Carboni, Mario era il nome di copertura, diciamo, Antonio, Fabio Ridolfi, Gloria, Anna, Laura Santi, Martina Oppelli. Perché ve li leggo? Perché qualcuno ha detto giustamente, credo tu, che l'importanza di partire dal singolo, e credo che l'associazione Coscioni in questo abbia in qualche modo, non l'ha brevettato, ma potrebbe farlo, ma è una tradizione di lontana ovviamente origine radicale, è quella di dare corpo appunto alle proprie convinzioni, alla propria battaglia, e farla passare dall'individuale e dal personale a disposizione della collettività, insomma, quindi farlo diventare un caso politico attraverso il passaggio giudiziario stesso. Questo è successo anche per il tema che ho seguito più da vicino, che è quello dell'aborto, in cui si sono autodenunciate le personalità politiche, sono andate in galera, Emma Bonino, Delle Faccio, Gianfranco Spadaccia, che era come responsabile politico, si è autodenunciato. E Pier Giorgio Welby in qualche modo è stato un passaggio di testimone, nel senso che si è passato da un certo tipo di lotte di diritti, che erano per la salute riproduttiva, l'obiezione di coscienza al servizio militare, e io qui poi ci ritornerò sull'obiezione di coscienza, per aprire il capitolo fine vita, che era la declinazione più moderna, più aggiornata di quelle lotte precedenti degli anni 70, degli anni 80. Di questo io ho avuto la percezione netta in un episodio che ho raccontato varie volte, ma che mi fa piacere riraccontare qui. Era un invito dell'assemblea in un liceo scientifico di Roma, il liceo Cavour, dove eravamo stati invitati come associazione Luca Coscioni a parlare dei nostri temi, e io andai con Mina Welby. Io mi ero preparata, tutto contraccezione, aborto, salute riproduttiva, le slide, tutto. La classe, cioè l'aula, non era la classe, era l'aula, erano le assemblee, no, che si fanno con più classi, chi pistolava con il cellulare, chi faceva capannello. L'unica domanda che ebbi fu di uno, penso un po' fondamentalista, che mi chiese cosa pensavo dell'astinenza come contraccezione. All'epoca in America andava forte questa cosa, per cui vabbè, insomma, cercai di portare avanti il mio intervento. Dopodiché subentrò Mina Welby con il racconto di Pier Giorgio Welby, che io ho sentito non so quante mai volte, e ogni volta devo dirvi è Carminella, no? Silenzio, attenzione, domande alla fine dell'intervento a Mina Welby da parte dei ragazzi, per cui io uscì da quel liceo dicendo: sono vintage, le mie battaglie ormai sono vintage. Oltretutto tenete presente che io, ve lo dico in tutta sincerità, ero una di quei medici che diceva: ma se uno si vuole fa fuori, ma perché me lo viene a chiedere a me? Ma se buttasse dalla finestra. Dopodiché è evidente che quando c'hai la testimonianza personificata delle persone che raccontano attraverso la loro storia qual è
aperti il procedimento, evidentemente la mia posizione è un po' cambiata. Oltretutto io ho avuto il privilegio, secondo me, di conoscere Pier Giorgio Welby. Sono andata una sola volta prima che morisse in quella casa, insieme a Marco Pannella e a Ignazio Marino. E non me lo scorderò mai per due motivi. Uno, perché Ignazio Marino disse a Mina che era la cannula orotracheale più pulita e meglio mantenuta che avesse mai visto. Tenete presente che Mina Welby è sul Tirol, eh? Quindi stiamo con dei buoni geni. E la seconda cosa che ricordo, non è bello forse raccontarlo, ma invece è bello, rimasi a un certo punto sola di fronte a Pier Giorgio, e Pier Giorgio, che parlava, ancora si riusciva a capire, disse: sei molto bella. E quando lo raccontai a Mina, naturalmente si fece una franca risata, perché faceva parte del personaggio quello complimentarsi o comunque di apprezzare le cose, perché Welby è stato un personaggio che da tanti punti di vista era poeta, era poliedrico, artista, a un certo punto non riusciva più, l'hai sentito oggi in trasmissione forse, sì, sì. Perché abbiamo fatto, anzi ne approfitto per girarvi l'invito, mercoledì prossimo al teatro di Porta Portese ci sarà la rilettura per la riedizione del libro di Pier Giorgio Welby, uscito postumo, Ocean Terminal si chiama, e Francesco Lioce, che ne ha curato la stesura di questo libro, che è un libro autobiografico di Pier Giorgio, verrà presentato alle 18.30. ho intervistato Francesco Lioce. Ma perché vi dico questo? Perché Pier Giorgio, in quel libro anche si capisce il suo essere come Adriana, e qui veniamo di nuovo al libro, cioè sono testimonianze di persone che onorano la vita. Non sono, e qui è tutto quello che dicevi, no? L'introduzione non è il depresso incarcerato nel proprio corpo, sì, in qualche modo è incarcerato nel suo corpo. Tant'è che volevo leggervi, ma sono tre righe, nella lettera che Pier Giorgio Welby ha inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che gli rispose: io non sono né un malinconico né un maniaco depresso, giusto appunto. Morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio, è lì squadernato davanti a medici, assistenti, parenti. Questo è uno straccio della lettera che scrisse a Pier Giorgio e a Giorgio Napolitano. Tenete presente che, avvocato, quando venne archiviata la questione, perché Mario Riccio fu ovviamente denunciato, è perché si disse che Pier Giorgio Welby morì della sua malattia. In effetti lui era intubato. Quando toglieva l'intubazione poteva rimanere un tempo relativamente breve, quindi se veniva sedato e poi non reintubato è la malattia che lo portava. Quindi è veramente un po' complicata questa questione. Che altro vi volevo dire? Sì, vi volevo dire altre due o tre cose. Uno, ho visto nell'espressione di qualcuno
un'area interrogativa rispetto alle DAT, alle disposizioni anticipate di trattamento. È incredibile perché la legge sulle DAT prevede che venga fatta informazione affinché le persone sappiano qual è la cosa. Troverete sul sito dell'Associazione Luca Coscioni la mappatura di quanti sono i comuni dove, mi pare che Aprilia è quello che ce n'ha di più, non so perché. Però sul sito voi potete prendere il modulo, uno schema di... Io poi sono tremenda perché ne parlo da quanti anni? L'ho fatta io le DAT, no. Ma non perché non le feci una volta, ma non so dove sono andate a finire. Quindi potete invece farle e consegnarle al comune, quindi non pagare le spese notarili, e c'è scritto uno schema, un modello, non è che bisogna farlo per forza in questo modo, ma è importante. Hai fatto un breve excursus della storia dell'eutanasia nel mondo, no? C'è un libro di Paolo Flores d'Arcais, che ormai che ha qualche anno, che si chiama Questione di vita e di morte, che io ho trovato tra i migliori nella ricostruzione del fine vita nella storia. E un'ultima cosa che vorrei dire, anche perché sennò non mi fermo più, è la questione dell'obiezione di coscienza, che mi sta a cuore, sia perché mi sono battuta per l'obiezione di coscienza al servizio militare, è una delle prime cose quando sono arrivata nel Partito Radicale, due perché anche nel mondo dei medici che si occupano di salute riproduttiva e quindi di aborto, ci sono diverse tendenze. Alcuni dicono che non si può scegliere una branca come l'ostetrice e la ginecologia e poi essere obiettore di coscienza. Io, contrariamente a questo parere, insieme a me molte colleghe e colleghi, ritengo che se fossi una paziente che debba, una donna, perché non si può di paziente, una donna che debba interrompere una gravidanza o affrontare insomma una questione, andare da un medico che è stato costretto a farlo non mi piacerebbe per niente. Io preferisco che, così come esiste il ginecologo che si occupa di oncologia perché si occupa dei tumori, non tutti gli ginecologi si occupano di oncologia, e se io ho una paziente che ha necessità di un ginecologo-oncologo, la mando da chi si occupa di questo, e non è che tutti i ginecologi operano il cancro del colo dell'utero. Allora, perché l'aborto deve avere questo statuto speciale di essere qualche cosa che fanno tutti i ginecologi? Perché se no le donne non hanno accesso. Le donne non hanno accesso se non sono organizzati i servizi e soprattutto se non è applicata la 194, che è l'articolo 9 che regolamenta l'obiezione di coscienza, dice: l'ente ospedaliero è tenuto in ogni caso, testuali parole della legge, siamo nel 1978, DCPC, in ogni caso l'ente ospedaliero è tenuto a garantire, ad assicurare l'espletamento della procedura. Quindi se si applicasse la legge, io vado al Gemelli dove non fanno l'obiezione di coscienza, non è che mi possono chiudere la porta. Articolo 9, mi devono assicurare l'espletamento della procedura. Ultimissima cosa, perché mi sento davvero in famiglia qui, quindi è gioco facile tenervi. Una cosa importante è eventualmente anche affrontare eventuali modifiche della legge sull'aborto. Questo perché? Perché dopo 46 anni è chiaro che applicandole insieme alle colleghe con cui abbiamo fondato Amica, tocchiamo quotidianamente situazioni di criticità. L'ultima ieri ci è capitata, no?
Una delle più drammatiche è la cosiddetta interruzione volontaria di gravidanza terapeutica, in cui a causa di una diagnosi che magari è stata tardiva di patologia fetale, la donna, oltre la possibilità di vita autonoma del feto, dice la legge, non può interrompere la gravidanza nel nostro paese e quindi va all'estero. E i nostri colleghi obiettori di coscienza ci telefonano e ci dicono: dov'è che la posso mandare la mia paziente? Quindi il gioco dell'ipocrisia di cui qualcuno ha parlato continua. Però ho divagato, io volevo tornare invece a ringraziare la lettura che ho fatto, e certo, leggendo la tua storia basterebbe leggere quell'introduzione per aver voglia di condividere, insomma, c'è un tale rigore nella messa in opera, messa in atto delle proprie convinzioni e nel renderlo nel libro, che francamente non possiamo che ringraziarti. Grazie a Mirella anche per le belle parole che ha avuto per me. Io non potevo non commuovermi pensando a Carminella, perché oggi non ci si fida più quasi di nessuno, stanno tutti a mandare foto per far vedere di aver fatto una cosa, ecco, tutti questi comportamenti di controllo, eccetera, eccetera. Per cui proporre una cosa così, una lettura, e trovarsi tutti dietro a chi faceva di più è una cosa veramente commovente e bellissima. Quindi ancora grazie Carminella, e andiamo adesso al pezzo forte, che è appunto la terza lettura prima di presentare l'autrice. Si girò di profilo e poi alzò il mento, accarezzandosi il collo con il palmo della mano. Sapete che dal collo passano tutti i principali meridiani della medicina cinese? Quelli che parlano al cuore e ai polmoni. Sono delle vere autostrade energetiche, emozionali e linfatiche, che collegano il resto del nostro corpo alla testa. E io qui, proprio qui, tra capo e collo, sento che qualcosa è chiuso a chiave. Niente più entra nella mia testa, niente riesce a uscire, ma ciò che è rimasto sta espandendosi. Prese fiato, si rischiarò la voce, tossicchiando, stizzosamente. La mia vita non è più quella di prima, io non sono quella di prima, ma ancora non mi piscio addosso e riesco a riconoscere quando i medici dicono le bugie, ma non importa. Lui potrà anche continuare a dire che sono in splendida forma, perché ancora non sono diventata incontinente, ma io mi sento male, come mai prima? Adriana aveva sempre desiderato liberarsi dai fardelli del passato, evadere dal presente e dalle sue responsabilità. Anzi, con una certa tristezza, aveva sempre pensato alla vita presente come una noia mortale, ma l'ansia del futuro era ancora peggio, le provocava la nausea. La sua vita era stata un moto costante in cui il passato è passato, il futuro non c'è e il presente è un continuo precipitarsi di istanti, all'apparenza noiosi e inutili da cui scappare, perché è fatta di attimi che ne partoriscono altri, morendo, senza soluzione di continuità. Una vertigine che ti trasforma costantemente in altro. Non sai di essere e forse non vuoi. Sei stato, forse sarai ancora qualcosa o qualcuno, ma adesso non sei nulla, sei tempo. Sei tempo che fugge. Sei musica. Le note di uno strumento che risuonano nell'aria, che svaniscono come il fumo di una sigaretta. Potrai risuonarle fumando un'altra sigaretta, ma quel suono, quel fumo, sono figli di nuove azioni. Eppure essendo il prodotto della stessa percussione, di un'identica combustione, non saranno quelle di prima. È così nella vita. Da spore e gameti, zigoti ed embrioni, feti. Poi con il passo
separazione della tua vita dalla vita di una donna, siamo neonati. Quindi diventiamo bambini, infanti, adolescenti, giovani, adulti, maturi, vecchi. E infine di nuovo cenere e spore attraverso la morte. Sì, anche la morte è un parto. Partorisci te stessa. Ti espelli dal tuo corpo verso un ennesimo inesplorato altrove. Un'altra vita che scorre mai uguale a se stessa. O a quella di un'altra, mai la stessa. Come l'acqua del fiume di Eraclito, poi solo cenere e vento. I suoi erano pensieri palpabili, la sua confusione più che evidente, ma in quello specchietto retrovisore, per la prima volta nella sua vita, si piaceva così com'era, non voleva scappare più. E se avesse potuto avrebbe volentieri fermato il tempo, per invecchiare comodamente e annoiandosi. Voleva imparare a riconoscere il divenire. Scusate. Coglierlo. Voleva imparare a riconoscere il divenire, coglierlo e farne presente. Scoprirsi ogni volta diversa nell'apparente identità. Voleva essere pioggia, voleva essere brivido come quello provocato da una goccia di sudore scivolata sulla schiena. Era ancora viva e voleva vivere ancora. Torniamo a casa, voglio fare un bagno in piscina e rinfrescarmi prima dell'ultima cena con Giorgia. Arriviamo a lei. Allora, dopo quello che ha detto Marco, io dico ancora qualcosa così. Fernanda Gigliotti, avvocata, dal 97 titolare di uno studio legale tutto al femminile, politicamente impegnata nella difesa ambientale, promozione, affermazione e tutela dei diritti civili e nella difesa di quella degli animali. Ha militato nel Movimento Giovanile Socialista, poi nel Partito Democratico, di cui è stata componente dell'Assemblea Nazionale, oltre che avere partecipato alla campagna di difesa della persona dai corpo ai tuoi diritti per l'associazione radicale Certi Diritti. Nel 2016 è stata la prima sindaca donna del comune di Nocera Terinese e fondatrice di Canara Republic, Canara Music Company, per la tutela degli animali, lotta ai bambini. Ed è nella sua terra di Calabria animatrice culturale a tutto tondo di pregio e fantasia, Fernanda Gigliotti. Lucignolo, nel libro, sì. Nel libro lui è Lucignolo. Si chiama Hope, speranza, però si chiama Sbirulino perché è un cane a mezzi con Vittorio e Lucia. Io lo chiamo Hope, lui lo chiama Sbirulino. Nel racconto si chiama Lucignolo perché Lucignolo è il nome che gli ha dato Lucia, perché per quanto è piccolo come cane, è un cane di una intelligenza, di una furbizia incredibile ed è il compagno cattivo degli altri cani, cioè quello a cui si dà la colpa, è stato colpa di Pinocchio. Lucignolo, come nella favola di Pinocchio, è il ragazzaccio che fa fare brutte figure, fa fare tante marachelle agli altri. E beh, io, meno male che avete messo vino, così mi ha distratto un po' e riprendo fiato. Devo dire grazie veramente di cuore a Carminella, grazie veramente di cuore a Maria Rosaria Bianchi, alle colleghe che ho avuto modo di conoscere, con le quali divido, ahimè, una professione truce in questo periodo in modo particolare.
ringrazio sì, Mirella, non volevo trovare un altro aggettivo, perché abbiamo nell'ultima parte del racconto che hanno letto si faceva appunto riferimento un po' alla evoluzione, no, dell'ovulo. Quindi, non eravamo d'accordo che ci sarebbe stata anche la presenza di Mirella Parachini qui, anzi è stato chiaramente per me una grande sorpresa di vita incontrare Carminella, incontrare Maria Rosaria e quindi incontrare voi. Non ho sempre conosciuto Mirella Parachini per le lotte che ha fatto da sola in compagnia di Marco Pannella, di tutti i radicali, ma sinceramente tutto immaginavo meno che di incontrarla stasera. Cioè sì, stasera sì, lo sapevo, ma non avrei mai potuto credere che scrivendo un breve racconto, perché poi di questo si tratta, un breve racconto, potevamo riunirci qui a Roma a parlare, discettare di temi importantissimi, delicatissimi, per i quali le vie sono tortuose e saranno molto lunghe. E ringrazio Marco Marchese, con il quale mi lega un'antica amicizia, abbiamo fatto tante battaglie. Lui si riferiva alla raccolta delle firme a Praia Mare con Mina Welby. Io ricordo lui e Marco in quello che fu, ed io ero, come dire, ero rappresentante della Mozione Marino in Calabria in quel periodo, quindi mi toccava dover andare alla prima, non era proprio un gay pride, era la prima iniziativa pubblica dei giovani del movimento omosessuale in Calabria, e volevano andare per strada, e ma dove andate? Cioè, e allora io proposi, non so se lo proposi io o Federico Cerminare, andiamo all'Università della Calabria, almeno lì non ci prenderanno a palate. Bene, lì fu il posto peggiore che ci capitò, perché noi ci fermammo all'ingresso del Ponte Bucci, io insieme a delle insegnanti che accompagnavano tanti ragazzi, appunto quelli che all'epoca diventarono, uno di quelli diventò il ragazzo dei pantaloni rosa, parliamo del 2009-2010, questi erano gli anni. C'era un pullman, una navetta che trasportava gli studenti dalla fermata del pullman oltre il Ponte Bucci. Ricordo alcuni ragazzi, studenti immagino, di quella che io ritenevo essere l'università e quindi la zona, la parte, la comunità illuminata, che scesero, strapparono i cartelloni e insomma i ragazzi furono trattati malamente. Quindi, però voglio dire, eppure sono passati solo 14 anni da allora, non sono pochi, ma non sono neanche molti. E tante cose sono cambiate. Io non credo che noi siamo più indietro degli altri, diceva bene la collega. Non è che in Europa, a parte appunto il Belgio, il Lussemburgo, nella Spagna da poco, non è che ci sono leggi, almeno sul fine vita, più all'avanguardia rispetto a noi, però c'è una cultura differente. Per esempio in Inghilterra, è vero che non c'è, però in Inghilterra, se non ricordo male, c'è i medici che si rifiutano di rianimare, no? Non sono punibili, non sono perseguibili. E cioè in Inghilterra esiste un principio, chiaramente non andiamo con leggi, ma andiamo con le consuetudini, no, quelle che erano degli antichi romani, le hanno mutuate loro e non noi, noi siamo molto bizantini poi sulle leggi, e c'è il principio della non rianimazione, cioè rispetto a una persona che irrimediabilmente, no, un incidente stradale,
un infarto, ci sono passati tanti minuti, tempo utile, loro non hanno l'obbligo di rianimare, non hanno l'obbligo di intubare, non hanno l'obbligo cioè di volere sostituirsi, scusatemi se posso peccare di blasfemia, a Dio per salvare la vita di una persona, di resuscitare. Perché poi molti di questi casi che abbiamo parlato, come quello di Eduardo Anglaro, sono figli di incidenti, sono figli, sono tragedie che probabilmente non sarebbero durate molto se non ci fosse stato un medico che, se non avesse operato quella rianimazione, cioè io poi mi metto anche nei panni, no? Nella veste del medico. Sono delle scelte terribili, sono delle scelte così personali. Ed è difficile normare quello che è percepito da un punto di vista religioso in un modo, etico in un altro. Però c'è un punto dal quale bisogna partire. Ci sono i fondamentali che purtroppo questa nazione ha perso sotto tutti gli aspetti. Noi, almeno io, quando studiavo diritto, credo anche le colleghe, diritto privato, una delle cose più tortuose ma più interessanti erano i capitoli e le lezioni destinate a comprendere gli atti di disposizione del proprio corpo. Io legherei questa con la libertà, il diritto sacrosanto costituzionale di non volere sottoporsi a un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi noi abbiamo un diritto che è appunto l'atto di disposizione, gli atti di disposizione del proprio corpo, e in questo macro argomento rientra la donazione degli organi, quindi il testamento, l'iscrizione all'ADMO per la donazione nello stesso midollo osseo, ma anche all'albo dei donatori di organi, è chiaro che sono tutte evenienze non dopo la morte, in una fase che non si sa qual è il confine, se molto spesso gli espianti vengono fatti, anzi, cioè sì, è un momento, come dire, finale, ma non troppo, perché poi non potrebbero fare, non si potrebbero fare i trapianti. Quindi comunque non voglio essere eccessivamente piatto, certo, ovvio. Ma è questo broglio di cui si parlava l'altra volta, esatto. Del battito cardiaco. Esattamente. Che cos'è che incide? Cioè, è il battito cardiaco, è l'elettroencefalografia, l'energia. La morte si ha con la fine del pensiero, perché c'è il cessare dell'attività cerebrale. Esattamente. Però ci sono delle situazioni, appunto, come quella che io ho descritto nel libro, in cui c'è una fase in cui si possono fare le DAT e una fase in cui le DAT non le può fare più. In una situazione di normalità, in un paese normale, in un paese dove non necessariamente tutto è scritto, ma in cui i diritti, appunto, vengono applicati fino alla fine, cioè il rispetto della vita fino a che la vita è vita e non oltre, si può intervenire. Oltre probabilmente non si può intervenire. Negli atti di disposizione del proprio corpo c'è anche l'aborto, ovviamente. Solo per quello è stato passato, è stato approvato in qualche modo, perché comunque il corpo della donna, l'unico, diciamo, appiglio giuridico incontrovertibile che si tratta del corpo della donna. Diversamente ci avrebbero fatto mille opposizioni. E credo che si farà anche con il fine vita, si arriverà anche con il fine vita a ragionare del corpo della persona. Non si può uscire in un altro modo. Voi pensate che in questo momento in Italia non vengono predicate eutanasie?
In Italia vengono praticate eutanasie tante quante probabilmente un tempo si praticavano gli aborti illegali. C'è gente, e ha fatto bene, appunto, Luca Coscioni e tanti altri, DJ Falbo e soprattutto Pier Giorgio Guelbi, a farne un caso. Cioè, è diventato un caso giudiziario perché loro hanno deciso sulla loro pelle di farlo diventare un caso giudiziario, perché la solitudine che provano e quelle famiglie che praticano e hanno praticato negli anni l'eutanasia non devono, non dovrebbero più vivere, dovrebbe essere un sacrosanto diritto delle persone morire in modo dignitoso e soprattutto non sentirsi sbagliati quando come Pier Giorgio Guelbi. Io ricordo Monicelli, che è il regista del 2000 e qualcosa. Nel 2010, allora, aveva 95 anni, sì, stava Monicelli, a Santorani. Si è buttato dalla finestra, ma dico... Lo hanno fatto buttare. Sì, vabbè, sì, certo, tu dici questo, io dico... No, dico perché è una cosa che appunto... quello è stato un caso che ci ha molto colpito e poi... la famiglia giustamente è intervenuta a sottolineare alcune cose perché naturalmente si parlava di abbandono affettivo, invece non è vero. Gli successe che, pare, si dice, ci fu un consenso informato che spaventò terribilmente il Monicelli, arrivato a 95 anni con un tumore alla prostata, e il medico gli disse che loro avrebbero agito a oltranza e il 95enne si è defenestrato a San Giovanni della Dolorata a 95 anni. Esatto, lui a 95 anni per sottrarsi a quello che era un trattamento sanitario che non avrebbe potuto rifiutare, ha deciso di farla finita. Dico perché, ha ragione, perché? Perché i medici hanno l'obbligo di intervenire. Un paziente ha l'unico diritto che abbiamo, è appunto questo, quello di rifiutare cure, ma uno di 95 anni a cui rifiuta alcuni trattamenti, che non si dà neanche questa possibilità di vivere la fine della sua vita in maniera dignitosa, in un paese come questo ha deciso di buttarsi alla finestra. Adesso alleggeriamo un po' il clima, perché in realtà il libro non è un trattato, ripeto, sul fine vita, non è né un romanzo sul fine vita né un trattato sul fine vita, è un racconto breve, molto breve, di un periodo lungo, perché quei due mesi in effetti sono stati poi l'occasione per raccontare una intera esistenza. È un racconto breve che, se vogliamo, introduce molti argomenti di riflessione e anche molti momenti di dubbio, di grande incertezza, perché io non credo che ognuno di noi ha la sicurezza di voler fare una cosa. Io non lo so cosa voglio fare e non so se la farò quella cosa, però penso che, come per l'aborto e come per tante altre cose, il fatto che io non voglia abortire non significa che se c'è una legge lo debba fare per forza, cioè è una tua scelta. Quindi ci sono dei livelli essenziali di civiltà, chiamiamoli così, che servono a dare umanità alla vita come alla morte. Noi non chiediamo di nascere, non lo decidiamo noi di nascere, però sappiamo che l'unica certezza che abbiamo nella nostra vita è quella che dobbiamo morire, cioè è un'ovvietà, ma è la verità. L'unica certezza è, non è che ci laureeremo, che lavoreremo, che ci sposeremo, che faremo, l'unica certezza è, come umani, come dire, così limitati, e che dovremmo morire. Cioè Troisi dice dovete morire, sì, ce lo ricordiamo, ce lo scriviamo. Quindi siccome è l'unica certezza,
Siccome è l'unica certezza, penso che dovremmo studiare per morire meglio. E vi assicuro che studiando per morire meglio si finisce con lo studiare come vivere meglio. In questo breve racconto io, ripeto, nasce come un diario terapeutico, un diario terapeutico di memoria, breve, che di fatto ho scritto 2 anni fa. La prima persona a leggerlo è stata qui in sala, Lucia, che ringrazio per avermi supportato, ma era effettivamente un racconto, appunto come diario, che non era quello che volevo che fosse, che poi non era questo, era quello che mi serviva in quel momento. Però Lucia, come me, era coinvolta, perché ovviamente la storia è una storia autobiografica, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, è una storia personale ed è un racconto emozionale, è un racconto di una vicenda umana che appartiene a me, ma appartiene a tante altre persone, può appartenere a ciascuno di noi. In questo capisco anche l'emozione della vita. E quindi, siccome sapevo che Lucia era molto compromessa, diciamo, ho fatto leggere questo diario terapeutico a un'altra mia amica, che sì, è amica, però non conosceva i fatti. E lei mi ha consigliato, testuali parole, di dare aria a questo diario, di fare entrare un po' di corrente, di arieggiarlo, di arricchirlo in un altro modo, senza togliere quello che era il diario stesso. E mi ha fatto riflettere questo suo suggerimento, che io ho raccolto, come ho raccolto i suggerimenti di Lucia e di tante altre persone. Poi, chiaramente non avevo deciso di pubblicare. Non, la pubblicazione è un fatto che poi è nato a Roma qualche mese fa, dopo una cena con Maria Rosaria. Già Carminella l'avevamo conosciuta, avevamo iniziato a fare delle attività insieme e a sostenerla e aiutarla in tanti modi, perché Carminella siamo noi e ognuno di noi. Le ho fatto leggere il racconto, lei si è convinta che valesse la pena di pubblicarlo, e quindi io devo tutto a Lucia e devo tutto a Maria Rosaria e devo chiaramente tutto anche a Marco, che mi ha sopportato dall'inizio alla fine, compreso la copertina, perché abbiamo avuto uno scontro viscerale sulla copertina. La copertina è una scelta dell'editore, no, la copertina l'ho voluta scegliere io. E anche questo. Però mi piace concludere ovviamente ringraziando tutti, ringraziando in particolare Mina Guelbi, perché è una donna di una forza, di una lucidità incredibile. Avrebbe voluto essere qui chiaramente, ma situazioni personali, credo che adesso anche in Trentino in questi giorni è scesa tanta di quella neve, che ha ammesso che poteva venire, non sarebbe stato possibile. E sì, io rispondo alla sua domanda, perché lei fa, nella lettera che ci ha mandato, fa una domanda specifica, e appunto se la morte è un parto. Sì, io penso che la morte in qualche modo sia un parto, è qualcosa dalla quale sicuramente nasce altro. E nel racconto troverete tanti aneddoti, anche simpatici, sono tutti veri, ne sono stati tolti tanti perché poi, come dire, le esigenze devono essere anche rispettate nell'utilità del racconto, no? Cioè non tutto può stare dappertutto. E però poi in questo racconto, ecco perché la sorpresa di Mirella prima,
c'è un capitolo che invece non è un non fa parte del diario terapeutico, ma fa parte di quella che è una fantasia, che poi tanta fantasia non è, perché appartiene alla storia, appartiene al modo di essere, appartiene a quel fine vita che avrebbe voluto, se avesse potuto scegliere Adriana. Quindi c'è questo capitolo in cui la mia fantasia ripercorre, ben conoscendo Adriana, quella che sarebbe stata il suo commiato alla sua vita, alla vita, ai suoi affetti, alle sue amicizie. E cos'altro dire? Mai una parola di conforto. Ah sì, dici qualcosa. Mai una parola di conforto è una cosa magnifica, sì, perché era nel suo stile, nello stile di Adriana. Con Adriana compriamo una bicicletta, non ricordo gli anni, compriamo una bicicletta e andiamo in bicicletta a fare percorsi, poi non c'era, sai, salite, discese, non eravamo proprio Bartali. Nelle vicinanze della casa di Lucia e Vittorio incontriamo due, non c'è nel racconto, non c'è, non sto spoilerando nulla, sto aggiungendo, incontriamo delle persone, degli operai che fanno, ci guardano: dottore, avvocato, vi diti cacaditi. Io mi faccio una risata, mentre Adriana dice: mai una parola di conforto, mai che mi venisse una parola di conforto. E questo suo modo di fare, e questa frase che ripeteva spesso insieme allo sbuffo, era un po' l'essere di Adriana, e cioè Adriana è un nome di fantasia, ovviamente. Anche in questo è la scelta, io nel libro, vabbè, oramai questo l'abbiamo spoilerato, sono Giannina, ma perché io mi dovevo chiamare Giannina, poi mi chiamo Fernanda perché le mie si litigarono. Nelle nostre famiglie c'è questa abitudine, no? Che tutti, come un po' la mannina, tutti ci chiamiamo allo stesso modo, ecco. Il turno di mio padre, quando sono nata io, mi dovevo chiamare Giannina, Giovanna, secondo papà, perché le altre due zie, una di nome Michelina e una Carolina, dovevano toccare i fratelli prima, i quali non avevano usato questa cosa. Quindi le due zie prima di me si sono arrabbiate e dicono: no, che significa Giannina? Giannina è più bello, Giovanna è più bello, no, Michelina, no, Carolina, no, Michelina. Bene, mio padre, c'era in onda la famosa canzone Fernanda Treccaffè, cioè, la chiamiamo Fernanda e tagliamo la testa al toro. Allora, questo è un racconto, e concludo ringraziando veramente tutti i presenti che sono rimasti fino ad ora qui, ma soprattutto ringraziando Maria Rosaria, Mirella, le colleghe così giovani. Spero che, io ho voluto parlare del fine vita, ma non citando un articolo di legge, perché vorrei guardarmene, cioè la scrittura deve essere un'evasione da quella che è la triste realtà delle nostre norme. Quindi ringrazio veramente tutti, credo le associate di Carminella che si sono, è tutta Carminella qua, diciamo, sì, qua ci si associa, sì, cioè, che so che fanno tante cose. Io sono veramente contenta di appunto lasciare queste copie solo ed esclusivamente per voi. Fatene quello che ritenete più opportuno, continuate a lavorare e a far crescere questa realtà così importante. Anche in una città grande come Roma c'è bisogno di tante Carminelle.
e io saluto tutti sperando che leggerete con leggerezza questo racconto, perché è un breve racconto e non si parla di fine vita, non si parla di morte, non si parla di eutanasia, si parla della vita, poi ognuno ci legge quello che vuole dentro. Chiaramente i problemi ci sono, ce li abbiamo, ce li avremo, ma ripeto, sta a ciascuno di noi risolverli. Il vero problema, e qui chiudo, è che lo Stato deve intervenire laddove la persona non può più intervenire, perché fin tanto che siamo lucidi, ognuno di noi decide quello che vuole, può spostare, procrastinare ogni cosa da un giorno all'altro. Quando non sei più lucido, quando la tua intimità non ti appartiene più, quando il tuo corpo non ti risponde più, mi ricordava una frase che molte cose di quello che non me le ricordo più, avendole affidate alla memoria scritta, la cosa peggiore non è morire, la cosa peggiore è come morire. E uno dovrebbe, ripeto, e questo lo dico nella mia introduzione, breve introduzione, lo deve decidere prima, non tanto come morire, ma cosa vorrebbe che si facesse se ognuno, se in quel momento noi non siamo più in grado di decidere, perché fino a che ci regge la lucidità, la capacità, l'intelletto, ognuno decide per sé. Vi posso assicurare che non c'è divieto che tenga. Il problema è quando la vita non ci appartiene più, e però c'è quel battito, c'è quella, quell'elettroencefalogramma che non è completamente piatto, o comunque c'è anche una parziale o anche una totale lucidità, ma non si ha più voglia di vivere in quel modo, non si ha più voglia di morire in quel modo. Di nuovo grazie a tutti e spero che sosterrete Carminella e che leggerete con piacere questo racconto, e perché no, se ci fate anche qualche commento poi sulla pagina del nostro editore non sarebbe male, qualche piccola recensione, perché Marco e Riccardo in questo sono dei coraggiosi, sfidare non in Calabria, la Calabria è la proiezione di tutta l'Italia, di tutta l'Europa, cioè non è che altrove sia meglio, devo dire, anzi, però è un momento difficile, sotto certi aspetti oscuro, per le guerre, per le scelte, ahimè, radicali, ma non di quel tipo, di altro tipo, a cominciare appunto dai nuovi reati che sono stati introdotti, che sono aberranti, perché stamattina ne parlavo con Fausto, come si fa a rendere, cioè in Italia la contraddizione è che è reato morire per propria scelta, ma è reato anche partorire per propria scelta o per scelta volontaria, mi riferisco alla gravidanza per conto di altri, e al reato universale, al reato terracqueo. Vorrei sapere quale Stato darebbe autorizzerebbe la rogatoria, l'estradizione a una donna o un uomo che hanno avuto una gravidanza. Noi italiani, la nostra legge, la nostra Costituzione vieta l'estradizione se quel tipo di reato, quel tipo di comportamento nell'altro paese è considerato, viene punito con pene, secondo noi, secondo il nostro codice, non ammissibili, o anche se quella persona nel paese in cui dovrebbe andare per la rogatoria in favore della quale bisognerebbe accogliere possa essere perseguitato penalmente per cose che nel tuo paese non sono reato. Quindi cioè noi abbiamo perso i fondamenta, cioè abbiamo volutamente
dimenticato, cancellato e non abbiamo più tramandato alle generazioni che ci sono e che stanno crescendo su con questa ignoranza di fondo, purtroppo, senza averne colpa, perché la colpa è sempre di chi non trasmette, perché ci può stare che uno non accoglie, ma il problema è anche per non trasmettere. Ecco, noi abbiamo deciso di trattare come criminali chi fa i figli e anche chi non li vuole, perché abbiamo due pesi e due misure diverse, un paese in grave conflitto con se stesso, un paese che evidentemente è ostaggio di quelli che sono pregiudizi, di quelli che sono tabù, di quelli che sono perbenismi, pruriti al naso. Lo dico perché ne sono convinta. Ogni cosa che non viene, che viene vietata, ci si attraversa poi, ognuno di noi attraversa le cose delle quali discutiamo. Quando tu vieti una cosa è perché l'hai già fatta. Cioè io vorrei avere dei dati sulla gravidanza, appunto per conto di altri, di quante persone hanno figli e hanno riconosciuto i figli fuori dal matrimonio. L'Italia è piena. È piena. E voi pensate veramente che ogni figlio nato fuori dal matrimonio sia frutto di un tradimento? Molto spesso è figlio anche di una scelta condivisa, perché non si è voluto fare un'adozione o perché nelle coppie eterosessuali funziona così. Per le coppie omosessuali spesso è un'esigenza. Io non so quanto possa essere giusto o sbagliato, ma perché impedire qualcosa che è naturale, che sta nella libertà di ciascuno di noi? Ecco, il fondamentale è questo: il diritto di fare una cosa in sicurezza, qualunque cosa, non ti toglie nessun diritto. Dare diritti non toglie diritti a nessuno, dà soltanto la possibilità di avere appunto quei livelli essenziali di civiltà che tutti vorremmo avere. Grazie. Abbiamo detto tutto. Io vorrei solo dire una cosa se posso, perché mi sono commossa molto pensando a quanto sia, a quanto racconto di vita ci sia in questo libro, anche con l'episodio che abbiamo raccontato. Non è un episodio triste, è un episodio molto, molto bello, perché appunto questa donna si riconosce viva. Questo mi ha fatto molto commuovere ancora adesso. Dai. Questo credo che al di là della specificità della storia, del fatto che riguarda comunque una storia personale, come diceva, sia qualcosa di molto importante per tutti, quindi che sia veramente un tema centrale per tutti, perché poi le circostanze di infelicità, anche come dicevate molto bene, possono essere molto diverse da caso a caso. Mentre c'è una poesia molto bella in questo libro che io non conoscevo e me ne sono innamorata, che dice proprio che vita è questa se non abbiamo il tempo di fermarci e ammirare. E quindi questo, insomma, secondo, è questo che mi ha commosso ed è questo che mi porta un po' dietro, per cui anche io voglio consigliare questo libro, la lettura di questo libro, perché è veramente un inno alla vita. E questo volevo dire. Grazie. Una considerazione pure, cioè, ovviamente, come diciamo, non è un libro sul fine vita, ma è un libro per la vita. Basta un po' l'osservato, però effettivamente c'è un pensiero di Adriana, che è quello sulla prevenzione, no? Perché basta un po' l'osservato, perché ovviamente siamo presi da tutto il racconto.
Però lei non sa che dice, se avessi fatto quel controllo, se lo avessi... E questo è proprio un invito, ciascuno di noi, io l'ho sentita proprio come una cosa personale, perché poi, ecco, non ci fermiamo mai ad osservare, ma molte volte noi andiamo sempre di fretta, dobbiamo fare delle cose, e dimentichiamo quelle che sono le cose più importanti. E questo libro richiama proprio l'attenzione, anche in maniera ovviamente più soffusa rispetto al resto, proprio sulla prevenzione. Quindi grazie anche per questa riflessione che ovviamente è importante. Approfitto per dirvi, io ricordo esattamente il giorno e l'ora in cui ho individuato quella poesia e l'ho pubblicata. È stata il 2 agosto del 2020 alle ore 20:20, credo, 20:30, se andate sulla mia bacheca di Facebook la troverete a ritroso. È la poesia che ho postato dopo l'ultima foto che è stata scattata dell'ultimo tramonto che abbiamo intercettato insieme. Adriana non poteva fotografare, l'ho fotografata io. Non è diventata la copertina del libro perché era in formato non so come, vabbè, ma è un dettaglio, è un dettaglio. Sì, la prevenzione, e in questo richiamo anche quello che ha detto Mirella, non solo la prevenzione, c'è il racconto di una diagnosi, di un'autodiagnosi e di un gioco delle parti. Io so che tu sai, che io so che tu sai, ma nessuno sa, perché la vita è anche questo. Non è necessario esplicitare tutto, non solo non è necessario perché non è utile, ma forse nemmeno, cioè non serve né a te né agli altri a volte. Bisogna accontentarsi anche di una poesia che diventa la sintesi di tante cose, e quella poesia che poi verrà richiamata anche alla fine del libro è un poeta del vagabondaggio, un po' ecco, la vita dovremmo prenderla un po' con più piacere per il vagabondaggio, che non è un termine brutto in questa categoria di poeti, ma è quella sana noia che partorisce altre cose, ecco, è un vagabondaggio creativo, ecco. Adriana forse era una vagabonda creativa e nell'ultima parte del libro, del racconto, c'è anche un passaggio, è vero che è di fantasia, alcuni capitoli sono di fantasia, ma è anche vero che in quella fantasia c'è la vera essenza di Adriana e non più di quanto non ce ne siano negli altri capitoli. Grazie. Storia che veramente è un regalo, almeno per me è stato un bellissimo regalo, io ho avuto il privilegio di leggerlo prima, è vero che è breve, ma è, come è stato già detto, è veramente pieno di spunti di riflessione. La cosa che mi ha colpito, adesso non so se ho colto nello spirito di Adriana, ma sembra che lei, nel momento in cui prende coscienza che la sua vita la porta alla fine, non ha paura di morire, sembra veramente un po' incarnare quello che dice Epicuro, che insomma, quello che ci fa soffrire è l'attesa della morte, no? Lei sembra veramente libera da questa attesa. È così perché nel racconto emerge questo, ma emerge anche questo in combinato disposto con la qualità della vita, cioè non è che uno non vuole morire, cioè chi vuole morire? Io personalmente sono, se potessi vorrei vivere per sempre, ma come? Adriana ha avuto la fortuna, suo malgrado,
di avere la vita e la morte che avrebbe voluto se avesse potuto scegliere, cioè una morte dolce. La paura non era la sua, è sempre stata, lei era medico ma profondamente impaurita dalle malattie, era una persona che di fronte alle malattie scappava, perché la sofferenza la faceva stare male, anche e soprattutto quella degli altri, quindi anche per sé non era brutto morire, ma era il come morire che diventava un timore, che diventava la vera paura, la vera cosa della quale bisognava liberarsi, ed era per questo che tra le due c'era anche un patto, no? Tra Giannina e Adriana si capisce che c'era un patto, una regola, un patto scritto col sangue tra le due amiche sulla necessità di rispettare la volontà l'una dell'altra fino alla fine, e queste volontà chiaramente non spoilerò niente, non rivelo nulla, fanno parte appunto del vissuto di ognuno di noi. E questo significa che cosa? Che quando una persona si affida, ecco a proposito le date, scriviamole, ma non nominiamo una persona sola, almeno tre, perché io posso assicurarvi che ci vuole l'amica, l'amico, ci vuole il componente della famiglia, ci vuole un terzo estraneo. Ve lo dico da avvocato in questo caso, che da persona che ha vissuto anche altre situazioni. Le DAT sono necessarie, è necessario farle, è utile farle, scaricate i modelli, ci sono tante soggezioni, oltre a quella ovviamente di Luca Coscioni, ma ci sono ed è necessario farle, dovreste voi medici spingere, perché i medici di base, la medicina territoriale, si faccia anche interprete di queste cose, che servono almeno a questo, non solo a fare le ricette soltanto, i certificati medici. La medicina del territorio può essere la chiave di volta anche nella gestione di queste leggi che ci sono e poi non le, anche quando ci sono non le utilizziamo. E ripeto, nominate più di una persona, gli esecutori testamentari, lo facciamo per il patrimonio, per l'appartamento, per la macchina, per il conto corrente, facciamolo per la nostra vita, ma nominiamo tre esecutori testamentari, non basta, uno non basta. Se non ci sono altre domande e curiosità, chiudiamo la serata invitando tutti però a continuare con l'aperitivo di Carminella, che ha insomma una certa fama perché è buonissimo, e quindi dobbiamo semplicemente un po' chiacchierare, liberare e lasciare che si possa preparare il tutto. Grazie veramente per questa bellissima serata.